La prima idea da cui sono partito in qualche modo è che eh, viviamo in uno stato di guerriglia semiologica generalizzato, ma forse non è come l'avevamo sperata. Se ricordate quando Eco eh, scriveva il saggio sulla guerriglia semiologica, a, a, aveva una concezione emancipativa dell'intellettuale e quindi sentiva di avere il compito di lavorare in favore di ciò che, alla volta si chiamavano le masse, e che erano oggetto, secondo lui, di una vera e propria manipolazione da parte della cultura alta, che in qualche modo proponeva dei prodotti ad hoc a fini di controllo. Ecco, diceva che c'erano delle elite culturali che producevano prodotti per le masse affinché le masse restassero masse. E quindi quando nel costume di casa parlava di guerriglia semiologica, la pensava come una forma di resistenza locale e molteplice a quello che lui chiamava il potere centralizzato dei media, che aveva il compito di far circolare la versione del mondo dominante. E appunto, ma eh, 50 anni fa il sistema dei media aveva una, una forma, uno molti, eh, l'informazione proveniva da una fonte che aveva un potere culturale, spesso anche un potere politico ed economico, eh, e arrivava a una, a una foce, dove appunto c'era eh, quello che allora veniva chiamata eh, la massa. Ecco, diceva che al posto che controllare la fonte, forse potevamo provare a controllare la foce. Come? Cambiando disegno, nel senso dei messaggi voluti dalla fonte attraverso, attraverso un'attività semiotica di guerriglia, che era fatta di interpretazioni devianti e non, uniform non uniformate. E allora in modo contemporaneo è un modo in cui la guerriglia semiologica ha vinto ed è diventata paradossalmente lo stato di default di tantissime forme contemporanee di comunicazione, che sono fatte di decodifiche aberranti, interpretazioni devianti. Interventi di decostruzione massiccia su un sapere che ormai si sa eh, essere sempre legato a un potere. Eh, quindi, in qualche modo, la guerriglia semiologica nasce da due cose: da una rivoluzione tecnologica senza precedenti. In cui la foce diventa fonte e produce a sua volta dei testi e dei documenti che vengono registrati a priori, anche se non hanno nessun tipo di valore. Questa è una rivoluzione epocale perché in passato la registrazione seguiva il filtraggio di ciò che aveva valore, mentre ora lo precede. E secondo punto nasce dalla paura di essere manipolati, eh? perché lo si è stato in passato, in qualche modo Foucault ha vinto. <ride> e ormai si sa, appunto insisto sulla struttura impersonale delle enunciazioni: che è il sapere è sempre legato a un potere, che quindi informazione circola perché è fatta circolare di chi ha un potere politico, culturale ed economico, e quindi appunto tutto il pensiero cospirativo e altre cose così. Allora, secondo me, eh, post verità. Fake news, morti dell'expertise, sono nomi eterogeni che si danno per spiegare gli effetti di un fenomeno semiotico che è di altro genere, cioè la vittoria della guerriglia semiologica. E tra tutte le cose, tra, tra tutti questi problemi, mi soffermo, su cui lavoro, la, sto lavorando nel, nel progetto europeo di cui vi parlava Patrizia, mi soffermo un po' eh, oggi sul problema eh, della, eh, no, della verità. Sento che qualcuno parla. Fa... favore Potete... I microfoni. Io sento ecco, che qualcuno mi parla sopra. <ride> non so se è una forma di guerriglia semiologica, è una mise a e mi piace molto. <ride> allora, il yeah. eh, problema verità è interessante da questo punto di vista, perché si sono già stati studiati gli effetti eh, destabilizzanti che sono stati generati nel Medioevo nel passaggio dalla verità come fiducia eh, nell'autorità o nella fedeltà personale e feudale alla verità di qualcosa eh, di garantito dai documenti. In questo libro bellissimo che, eh, che, che vi mostro di Richard Firth Green, eh, Green mostra come la parola stessa verità abbia significato alla fine del XIV secolo. Eh, prima truth significava integrità, affidabilità. Eh, da cui viene l'inglese trust, eh, che, è la stessa, che è la stessa radice. Ed è soltanto alla fine del XIV secolo che la parola eh, comincia a assumere il suo significato odierno, di conformità ai fatti. Ed è interessante che l'antonimo che è treason, tradimento dell'integrità e dell'affidabilità della truth, come trust in qualche modo, eh, treason è la pratica di aiutare il nemico, eh, il significato di treason com comincia a cambiare eh, da tradimento personale a crimine contro lo Stato. Eh, Green nel suo libro sostiene che questi cambiamenti e queste alterazioni di significato fossero strettamente collegati all'enfasi crescente sulla parola scritta che generava documenti rispetto alla parola parlata che generava promesse e che in qualche modo fosse connessa alla simultanea riconfigurazione che avveniva in quegli anni del pensiero e della pratica legale. Eh, per Green eh, l'aumento rapidissimo della quantità di documenti generati dallo stato burocratico autoritario e centralizzato di Riccardo II dell'Inghilterra di allora contribuì a generare quel cambio fondamentale di attitudine che abbiamo ancora oggi nei riguardi di un'evidenza o di una prova che si sposta da un'idea di verità eh, che risiede quasi completamente nelle persone, di cui dobbiamo avere trust, come truth, a una verità che risiede e si appoggia costitutivamente sui documenti attraverso cui parlano eh, alcuni fatti. C'è poi una eh, seconda svolta che è, secondo me, eh, in un libro che è descritto, in un libro assolutamente centrale, secondo me, per capire il contemporaneo che è questo libro, eh, di eh, Champion e eh, Schaffer su Hobbes e, e Boyle e, e in qualche modo eh, che, che è davvero è un libro secondo me straordinario eh, in cui eh, si mostra come se nel primo caso il passaggio dall'oralità alla scrittura cioè una rivoluzione tecnologica fa transitare il significato della verità dall'idea di fiducia a quella di conformità ai fatti che sono mediati da documenti con Boyle, la verità transita dalla conformità ai fatti attraverso i documenti, alla produzione del reale attraverso le macchine. Se prima si producevano documenti, ora si produce realtà. Eh, ma la realtà non la produciamo noi, né un nostro particolare sottogruppo chiamato scienziati, ma la realtà la producono le macchine. La verità scientifica non si basa più sulla produzione di documenti attraverso protesi per l'uomo, eh, tipo la scrittura, ma sulla produzione di reale attraverso macchine. Eh, se leggete eh, il libro eh, di Chapin Schaffer, eh, vedete che con Boyle succede qualcosa di epocale che è fondamentale, secondo me, per capire la realtà contemporanea. Eh, perché? Eh, perché per fare ordine al dibattito tra pienisti e vuotisti, che era seguito alla scoperta eh, di eh, Torricelli, erano gli anni in cui si credeva all'etere, se vi ricordate, Boyle non dice una parola, non produce documenti, non scrive un saggio scientifico, ma cosa fa? Costruisce una macchina. Racchiude un tubo di torricelli nell'involucro di vetro rovesciato di una pompa e con una manovella produce il vuoto. Dentro la sua macchina fa soffocare dei piccoli animali e fa spegnere molte candele. Poi con questa pompa va dal re, che ricordatevi, il re era quello che produceva i documenti. Eh? E dal re chi ci trova? Ci trova Hobbes, sostenitore dell'etere, e che al re aveva già mandato tutta una serie di ammonimenti attraverso delle lettere e degli altri documenti. Perché? Perché quello che a Hobbes non piaceva di Boyle e che per lui era proprio inaccettabile era il suo fare appello alla doxa per conquistare la visione dei propri pari. Cioè Boyle non si basava sulla logica, sulle matematiche, sulla retorica, ma sull'idea che chiunque può usare la sua macchina e che chiunque userà la macchina produrrà la realtà, quella stessa identica realtà che è prodotta dalla natura. Eh? C'è l'ordet connexio idearum idemesta ordet rerum eh, dietro Boi. Eh? Hobbes, che crede nell'etere, eh, che è contraddetto dalla macchina che produce il vuoto di Boi, dice noi non possiamo delegare al popolo la produzione della versione accettata del reale, perché il popolo deve delegare al sovrano e all'istituzione il suo potere. E quando il sovrano parlerà e produrrà documenti, sarà il popolo a parlare e a produrli con lui. Ma voi dice, la mia macchina produce il vuoto, produce la realtà senza passare da alcun documento, da nessuna expertise e da nessuna delega. L'unica mediazione che serve è macchina. Prendete chiunque volete tra il popolo, dategli la mia macchina e lui produrrà il vuoto. Eh, Boyle ha un tecnico con una manovella che produce il vuoto attraverso l'uso come sensore eh, di una piuma di pollo. Immaginatevi questo tecnico davanti al re. No? Allora, con Boyle si ha, mediante il passaggio di mediazione attraverso la macchina, un distacco tra la scienza che produce reali e quindi conoscenza attraverso la produzione macchinica di realtà e la politica che produce documenti e quindi conoscenza attraverso la delega agli esperti o ai sovrani, alle loro narrazioni e ai loro significati. Allora, secondo me, molti dei, pro dei problemi attuali dei dibattiti sulla posterità, per esempio dell'idea che i fatti sono fatti, nel senso che sono fabbricati, si qui Cioè, non si capisce che la scienza produce conoscenza attraverso la produzione del reale, che è macchinica, mentre la politica produce reale attraverso la produzione di testi e di documenti. Prima, cioè la scienza, arriva alla conoscenza passando dalla produzione e dalla riproduzione del reale. La seconda, la politica o l'informazione, producono conoscenza passando dalla produzione e dalla riproduzione dei testi e dei documenti. Claudio, mi spiace, calcola sì. che hai ancora tre minuti e mezzo. Sì, sì, ho finito. Eh, la scienza passa attraverso macchine, percezioni macchiniche, laboratori e ambienti. Eh? La politica e l'informazione passano attraverso, passa attraverso discipline sociali. Chi dice nel mondo dell'informazione e della cultura che i fatti sono fatti, usa per spiegare la conoscenza nel mondo dell'informazione e della comunicazione, eh, usa il modello della scienza. E questo è un errore, perché la conoscenza scientifica passa attraverso la produzione di realtà, attraverso macchine, e non attraverso testi e documenti, attraverso significati, narrazioni o punti di vista che appunto è un errore rivelato adesso. Eh, questo è proprio il punto. Che cosa è successo negli ultimi 25 anni? Perché adesso, e per la prima volta in questa natura quantitativa, anche il documento, eh, lo stato contemporaneo, viene fatto, viene fatto passare attraverso la mediazione delle macchine. Eh, pensate, non solo a tutto il deepfake, eccetera. Ma è proprio nella situazione contemporanea, anche quando i documenti sono prodotti dagli umani, la macchina produce documenti a partire da questi stessi documenti, che eh? si chiamano metadati, e che poi orientano la produzione e la lettura di nuovi testi e di nuovi documenti da parte degli umani. Quindi, eco-chamber, bolle, egocrazie, sono nomi eterogenei per un fenomeno di tutt'altro tipo, che è la nuova produzione macchinica dei documenti, che è una prima volta. E che cosa succede? Eh, in qualche modo eh, il web e, e internet sono una grande pompa che produce il vuoto di Boel. Che effetto ha? Che cosa succede quando i documenti vengono prodotti dalle macchine? L'effetto è che stiamo ritornando a un'idea medievale della verità sul tipo di quella che ci raccontava Green, cioè un'idea della verità che risiede innanzitutto nelle persone, nella fiducia e nell'affidabilità, una truth che è trust. Eh? In un doppio senso, quello illuminista che credono le persone di cultura, eh, cioè che in qualche modo che credono negli esperti che mediano il nostro accesso ai documenti e che in qualche modo, eh, visto che funzionano le nostre competenze, medie sono largamente inaccessibili perché noi viviamo, usiamo internet, ma siamo come quelli che hanno la patente senza conoscere nulla del motore. Eh, come funziona la macchina? noi lo conosciamo. Dall'altro, eh, l'altro senso che è ancora più interessante e ci coinvolge tutti, è che i documenti in qualche modo proliferano eh, ne, ne, nel web, in qualche modo sono prodotti attraverso macchine. E che cosa succede quando i documenti sono prodotti attraverso macchine? Eh, la proliferazione dei documenti eh, fa in qualche modo eh, emergere l'idea di conoscenza eh, legata al concetto di fatto doppio. Eh? Che cos'è il fatto anedotico? Il fatto anedotico è una cosa del tipo eh, la signora Piera da quando è vegana e dimagrita e sta benissimo o il signor Marco da quando fa la di dieta ketogenica mangia bistecche anche a colazione e dimagrito sta benissimo, eh? fanno due cose apposta poi stanno tutte e due benissimo perché ovviamente le diete sono migliori rispetto a quella eh, eh, dell'italiano meglio. Quindi la struttura del fatto anedotico è questa e concludo. Ok è quello che ci dice la scienza, ok che quello che sappiamo, ok è tutto. Ma a me quella cosa ha fatto bene. E che cosa ne vuoi sapere tu di me? Io non nego ho fatto nulla di quello che dicono gli altri, sarà giustissimo, per carità. Ma la mia esperienza è che a me e per me ha fatto bene. Non vuoi tu avere fiducia, trust e credere a questa semplice verità che a me quella cosa ha fatto bene? Eh? Che cosa sono i fatti aridotici? Sono il primato dell'esperienza sulla conoscenza. Ma ovviamente, eh, dalla scienza dobbiamo importare eh, quello che è davvero importabile, la conoscenza non ha nulla a che vedere con l'esperienza. Tanto che, appunto, una teoria non va verificata, eh, troverai sempre il nonno mitologico che è vissuto fino a cent'anni fumando due pacchetti di sigarette al giorno, ma va falsificata. E quindi, in qualche modo, per me, al posto che parlare di post verità, si dovrebbe parlare di pre verità, ecco eh, il titolo del libro che vorrei fare, cioè la verità ce l'hai prima. Risiede in te e in quella molteplicità di mediatori, che sono spesso macchinici, che garantiscono il tuo accesso ai documenti, che per te sono largamente inaccessibili, eh, perché non sai come funziona il motore della macchina. E quello che vuoi fare è avere ragione, cioè che gli altri confermano quello che già tu sai, e abbiano fiducia in te, è eh, verità, come trust. E quindi, in qualche modo, c'è un ritorno a una dimensione medievale della verità. Che è, in, che è precedente a quella della sua declinazione di corrispondenza ai fatti, appunto una preverità, appunto nel senso di un ritorno alla sua dimensione premoderna. In questo ritorno a un senso medievale di trust, in cui la verità ce l'hai prima ed è dentro di te perché è legata alla tua esperienza e non alla conoscenza. L'enunciazione online è la forma contemporanea di quel fare la verità di Sant'Agostino, che se vi ricordate si confessava a un Dio onnisciente e soprattutto si chiedeva perché mai cavolo lo stesse facendo, visto che Dio sapeva già tutto quello che lui gli confessava. Eh? Nell'epoca della preverità ci confessiamo a una macchina onnisciente che registra la confessione e ci aggiunge dei metadati. Eh? parafrasando agostino nelle confessioni la verità la voglio fare di fronte a te onnipotente e onnisciente e di fronte a molti altri testimoni eh? Eh? e la macchina quello che ti dà è un punteggio, <ride> ti dà i like sono proprio come i videogiochi il punteggio e mi piace citare qui quel bel libro di Baricco che si chiama The Game dove mostrava come il sistema modellizzante delle, delle nostre società contemporanee è il videogioco tanto che internet è stato costruito proprio da persone che eh, nel frattempo, nel tempo libero o per lavoro progettavano dei videogame bene, mi chiudo spero di essere stato non troppo lungo Grazie, Claudio. I tempi non ci concedono il dibattito adesso, come sapete, quindi passo subito Patrizia, la parola. Scusa, scusa se ti interrompo. C'è stato qualche problema nel passaggio nell'altra stanza. Uh -huh. eh, uh -huh. Allora approfitto un attimo: se c'è qualcuno in questa stanza che non riesce a passare nell'altra, eventualmente mi lo scrive in chat che provo a inserirlo io. Ok, scusami, Patrizia. Niente, siamo contenti. Eh, vuoi che lasciamo qualche minuto per questa operazione? Che ho capito che lì in molti, anzi, era capitato che entravano, ma poi venivano espulsi. non so più Erano che. cattivi, non erano stati sì. bravi. Sì. È oh, allora, più facile come... che abbia fatto io qualche errore nell'impostazione, e eh, da un... ragione alla mia teoria che i documenti le enunciazioni passano attraverso le macchine: esatto, eh, Cristina Meini c'è? Sì, sì, sì ci me... sono. Solo ah, che... ecco, avevi Aspetta... eh. in tutti perché... questi sistemi... devo, devo uscire e ritornare perché non mi lasciava condividere. Ma adesso video. ci sei. Sì, ma non riesco a condividere il video con voi. Ma, ehm, ah, vo non lo so se devi uscire. Francesca deve uscire per condividere che il video. Sì, Prova ad uscire ad entrare perché siete vabbè. tutti abitati. Sì. Tutti i eh, partecipanti so, no, siete no, abilitati, evito... Sto per... Non ti sentiamo, se... Francesca, io non mi, ti sento. Mi sentite? A te non sì. Mi senti? Eh, prima no, adesso ti sento. Ok, Cristina deve uscire per, per Stano, eh? poter fare condividi video. Facciamo una prova perché in realtà tutti sono abilitati, quindi non so, forse è un problema. Boh, e eh, vabbè, gli imprevisti. Cristina rientra. Io ah, non la vedo adesso, ma... è appena rientrata. Cristina ci sei? Ecco, ok. Vediamo anche il suo schermo, perfetto. Ok. Non ti sentiamo però, sembra che tu stia parlando. Ne la vediamo nel quadratino, io perlomeno non la vedo. No, neanche anch'io. Cristina, ci... posso... noi vediamo il tuo schermo ma non sentiamo... Adesso dovreste riuscire okay. a vedere. Okay. Non è centrato per lo schermo. Non so se vedete anche. Oddio. Adesso un po' meglio. Dovresti metterlo a finestra intera forse. Ok. ok. Direi che comunque. È Posso lasciarlo così prima di fare pasticci ulteriori? Sì, sì, lascialo, sì. Così. sì lascialo, lascialo così. Lascialo così. Ok. Sì, allora. Il titolo, allora, buongiorno. Ok, io ti volevo presentare, parlerei, posso anche un attimo, posso anche partire a schermo intero, se preferite. Vabbè, mentre fai, okay. ti presento perché eh, questo è anche eh, Cristina Vini, ehm, è docente associata all'Università del Piemonte Orientale, insegna filosofia della mente e ci parlerà, come possiamo vedere, del role of self deception in scientific fake news. Grazie. In realtà parlerò del ruolo dell'autoinganno nelle fake news scientifiche, perché credo che siamo tutti italiani e non ha nessun senso a questo punto parlare in inglese. E, e come vedete in realtà c'è un altro nome qui ed è quello di Elisabetta Galeotti perché eh, quando ho pensato di partecipare al convegno non avevo ancora in mente questo ma poi è successo che con Elisabetta, mia collega eh, a Piemonte Orientale, abbiamo mh, riflettuto e stiamo scrivendo un paper insieme e, e mi piaceva l'idea di condividerlo con voi. Quindi è eh, eh, in pectore una copartecipante. Allora, eh, fake news scientifiche, eh, fake news scientifiche, scie chimiche, terapiatismo, naturalmente quella più di moda eh, eh, sono le fake news legate al Covid. Non di meno, anche se siamo d'accordo che il mondo del Covid, la pandemia ha eh, sollecitato, ha slatentizzato tutto un mondo di fake news, è anche eh, necessario definire che cosa si intende per fake news. Alcuni autori addirittura ritengono che eh, sia un termine troppo ampio per, eh, per poter ehm un concetto troppo ampio per poter rendere conto di per, per poter eh, Andare sotto uno stesso nome, quindi servono, eh, le, le fake news sono cose diverse. In qualche modo questa in realtà il mio intervento si pone proprio questa domanda perché vuole andare a esaminare la, le, quelle che sono, chiamiamole fake news scientifiche, e chiedersi se sono delle fake news come gli altri o se invece sono qualcosa di diverso proprio come anticipato dal. Eh, da, dal eh, titolo in, eh, a causa del ruolo della self-deception, dell'autodidacto. Allora possiamo partire da una definizione ben consolidata, quella di Reggian Narini: una, una, una fake news è qualcosa che vuole descrivere gli eventi nel mondo reale tipicamente mimando le convenzioni dei media tradizionali. Eh, e tuttavia i suoi creatori sanno di essere in, gran, in larga misura falsa e, e, ed è trasmessa con il doppio obiettivo di essere ampiamente ritirata. Trasmessa e di ingannare almeno parte della propria della proprio uditorio. Siamo d'accordo che questi personaggi o questi eventi sono. Eh, Corrispondono alla definizione di soddisfano la definizione di fake news con le, la caratteristica eh, per quanto riguarda due di questi di essere fake news se in realtà se lo sono perché qui la, la questione è un, è un po' più aperta del passato, tutte le fake news legate a Rosa Croce piuttosto che alla relazione di Costantino, piuttosto che di Pretegiani, possiamo pensare ha ehm, tante feti di tipo diverso del passato, hanno, le, hanno alcune delle caratteristiche, anche quella di mimare le convenzioni dei, dei media tradizionali eh, indicate da Reggio e Narini, tuttavia hanno anche delle caratteristiche diverse. Per esempio non sono sostenute da degli algoritmi che fanno sì che queste notizie raggiungano proprio le persone più sensibili a quel tipo di notizie, oppure mancava loro la velocità che solo Internet può regalare. E tuttavia altre caratteristiche delle fake eh, le, le possedevano già. Io non voglio entrare in questo dibattito, ma credo che effettivamente anche nel passato qualcosa di molto simile alle fake news ci fosse. Allora, qui raccolgo eh, diverse, mh, come dire, diversi emendamenti alla definizione di Regiai Narini. Non entro nel merito, non li esamino tutti. Voglio solo considerare, semmai sulla destra, vedete gli autori di riferimento. Eh, voglio solo esaminare il caso messo in evidenza sia da Jester Lenius sia da Croce Piazza, eh, che eh, ha a che fare con la funzione, con il ruolo della, della falsità della, delle fake news. Regina eh, Narini ci dice che le fake news sono largamente false e eh, trasmesse con, lo vediamo sulla sinistra, eh, alla riga 4, trasmesse con l'obiettivo di ingannare almeno parte dell'auditorio, dell vi ricordate? è stato messo in evidenza che non sempre le fake news sono false e forse non ce neanche anche quell'obiettivo così chiaro di ingannare almeno parte dell'auditorio. Il caso paradigmatico, ce ne sono altri, ma il caso paradigmatico sono le industrie di clickbait. Tutte quelle e, e, e tutti i... E, mh, tutte quei, quelle bande che troviamo sui siti e che ci inducono a cliccare per scoprire qual è la donna più bella del mondo, guarda che fine ha fatto quella grande attrice, eccetera, eccetera, o come curarsi i calli ai piedi o quello che succede, sono eh, costruiti apposta per degli scopi che non sono quelli di inganno epistemico, semmai sono quelli di inganno pragmatico, ma non di inganno epistemico, come invece tradizionalmente si intende. Allora, eh, tutto quello che è stato detto finora, eh, in realtà, anche se non è esplicitato, riguarda i creatori delle fake news tradizionali, cioè quelli che sono i primi a metterli in, eh, in circolazione, a mettere le, le notizie in circolazione. Non di meno, il successo delle fake non è tanto determinato dalla, dalla creazione, da, dal, dal, dal ruolo del creatore chiaramente ad origine sì, ma eh, invece quello che conta per il successo delle, delle fake è che ci sia della gente che li ritwitta, che le, eh, le trasmette a loro volta. Per queste persone la situazione epistemica può essere molto diversa ed è sempre stato riconosciuto questo. Eh, talvolta le persone, queste persone sono le prime vittime delle fake che ricevono, delle notizie che ricevono. Eh, ci sono tutti quei fenomeni che sono anche stati citati prima, delle, delle, delle bolle epistemiche, delle camere d'eco, certamente. Eh, però, eh, ci sono anche delle, dei fatti, dei, dei processi psicologici che fanno sì che le persone, comunque, facilmente, anche se non fanno parte di quella camera d'eco, cadano vittima delle fake news, eh, delle fake news tradizionali. Per esempio, il fatto che ci siano molte informazioni nuove ci fa cadere vittime dell'effetto novelty l'effetto dell novità che fa sì che noi che, che un grande eh, come dire eh, che cattura molto facilmente la nostra attenzione quindi noi siamo catturati come attenzione dalle notizie fake perché sono spesso molto nuove hanno una percentuale di novità molto alta sono anche notizie molto fluenti molto spesso no? quindi eh, sono sono facili da passare ehm, eh, sono faci facilmente non solo eh, riusciamo a catturare la nostra attenzione ma a forza di essere ripetute anche vengono, eh, vengono credute. Eh, C'è cioè un, uno dei modi in cui la, la psicologia del ragionamento, attraverso appunto e Zwerski che vediamo sulla, sulla destra, ha riconosciuto l'effetto di fluenza, è l'euristica e quindi poi il bias collegato della disponibilità. Le informazioni fluenti sono molto disponibili e noi tendiamo a credere alle informazioni che facilmente eh, ci vengono presentate da chi? dalla nostra stessa memoria, le ricordiamo molto facilmente. E, e quindi qui andiamo verso andiamo sul tema delle euristiche cognitive su cui non mi soffermo perché tutti noi le conosciamo ricordiamo solo un'altra delle po più potenti euristiche cognitive eh, ed è quello della, della rappresentatività eh, ci sono delle situazioni che sono molto rappresentative di altre e e catturano quindi la nostra attenzione e ci portano a sottoscrivere quell'informazione. Così il fatto che ehm, i poteri forti abbiano degli interessi forti in determinate situazioni chiaramente è qualcosa di molto rappresentativo, un'informazione molto rappresentativa cattura la nostra attenzione e, a lungo andare, anche grazie all'affluenza, diventa qualcosa, un'informazione a cui sottoscriviamo. Ci sono poi anche fenomeni metacognitivi che non ho indicato qua, ma che sicuramente ci sono. Il fatto che eh, tutti noi siamo tesi a dare delle spiegazioni ai comportamenti degli altri attraverso degli stati mentali fa sì che noi ci, di fronte a un'informazione eh, strana, eh, rappresentativa e disponibile, ci diciamo... Se questa persona sta facendo tanto per far credere qualche cosa di questo genere, questi fenomeni, in ragione di tutti questi fenomeni, è naturale che anche. Un, una persona abbastanza epistemicamente attenta, come possiamo presumere, siamo tutti noi non troppo dentro a troppe bolle epistemiche, sottoscriva a una fake news senza avere nessuna intenzione eh, ingannevole. C'è poi il fenomeno del ragionamento motivato. Su questo devo eh, veramente ringraziare Elisabetta Galeotti che anche eh, peraltro ha scritto eh, un libro significativo un paio di anni fa su, su questi temi, ma eh, lei evidenzia eh, come eh, tutto sommato eh, in realtà noi... Mh, noi diciamo forse noi, se siamo fortunati, eh, cadiamo vittima di tutte le oristiche come tutti, poi però abbiamo qualche cosa che ci fa uscire e che ci fa scappare, fuggire dall'essere vittima di proprio tutte le fake che sono sul mercato. E, e quindi ehm, a dire, eh, anche se tendiamo a cadere vittima delle fake, poi di fatto eh, le fake vanno a... Sono sottoscritte da quelli che hanno qualche motivazione, qualche, ragiona, qualche ragione per sottoscriverla. Quindi ci sono davvero dei fenomeni di, di ragionamento motivato e di autoinganno che alla fine di tutto fanno sì che alcuni dei retweetatori ci credano davvero e altri invece no, magari ritweetano ma non, ci, non, non, non finiscono per crederci. Allora, la domanda è questa: le, le, fake news, le fake news scientifiche sono fake o no? Allora eh, torniamo alle, ai vincoli eh, presentati, eh, suggeriti da, da Rini. Sicuramente le fake scientifiche mimicano, il, mi, mimano il, le convenzioni dei, mh, grafiche dei, dei media tradizionali sono trasmessi con l'obiettivo di essere ampiamente ritrasmesse e in questo quindi soddisfano i vincoli di Rini. Laddove invece il, è molto più critico il tema della falsità. D'altra parte abbiamo visto, nel, nello schema del, della diapositiva successiva, che eh, il tema della falsità è stato messo in questione anche relativamente alle fake più tradizionali, quelle più, tra virgolette, ideologiche e si è visto che forse più eh, che la eh, falsità contava la intenzione ingannevole. E allora possiamo anche noi porci questa domanda. Forse le fake scientifiche non sono fake news nel senso di essere false, forse dobbiamo vederlo, ma forse la loro falsità è recuperabile, tra virgolette, e la loro essere fake, scusate, è recuperabile a un altro livello, quello delle intenzioni ingannevoli appunto. La, la mia, il mio suggerimento, suggerimento la, la, la proposta, l'ipotesi che, che, che sto cercando di difendere con Elisabetta Galeotti è che, se noi andiamo a vedere molte fake scientifiche, non tutte, molte, io poi ve ne posso suggerire una particolarmente significativa, eh, in realtà queste fake sono caratterizzate dal fatto di essere composte da tanti pezzi, ognuno, delle quali, eh, ognuno dei quali spesso è. Ampiamente vero. Cioè le fake scientifiche molto spesso sono dei, appunto delle, delle, degli hotspot, degli agglomerati, delle, dei, pa, dei, dei patchwork di informazioni, ciascuna delle quali non solo ha un margine di verità significativa, ma che denota il fatto che le, anche i costruttori, perché qui stiamo parlando dei costruttori in questo momento delle, delle fake news, sono attenti alla verità molto spesso, quando le fake non sono visibilmente a, in funzione di eh, ragioni ideologiche, perché allora sono fake solo per il loro contenuto. Ma eh, c'è una, cioè una buona misura di fake news eh, in cui in realtà i componenti sono ampiamente veri o non visibilmente, non, non chiaramente falsi, e in cui i costruttori hanno una certa attenzione per la verità, per esempio perché citano eh, delle fonti che sono effettivamente autorevoli, citano ricerche che hanno un senso. Quello che succede è che poi li mettono tutti insieme, fanno questo patchwork, fanno questo grande calderone in cui eh, in realtà poi viene fuori, si costruisce qualcosa che alla fine è una fake news. Ma sì. è una fake news o è un sì? Hai pochi minuti ancora per concludere, te lo dico. 3, 4, finisco 9... molto rapidamente, finisco mm. molto rapidamente. Chi costruisce le fake news costruisce veramente delle fake news scientifiche? Eh, parlo di quelle scientifiche, delle fake news scientifiche o costruisce o, o in realtà compie degli errori? Allora, eh, se noi andiamo a vedere di nuovo gran parte di, quel, di fake, in particolare quel tipo di fake che sto esaminando adesso, quello che succede è che si sì, i contenuti sono verosimili, veri, forse anche fondati o perlomeno frutto di una vigilanza epistemica più o meno ben, ben esercitata, ma che nella volontà delle persone idealmente c'è per queste persone. Poi però intervengono altri fenomeni, Interven interviene il filtro epistemico dell'atteggiamento, dell dell'attitudine cospirativa, Intervi interviene l'ignoranza scientifica e quindi il non sapere che nella scienza, a differenza che in altre discipline, è normale essere in disaccordo e che quindi non necessariamente il disaccordo è segno di basso valore scientifico. E interviene anche un... Un'identità personale, questo è un tema enorme, ma lo, lo voglio giusto. Ben integrata, che crea l'atteggiamento cospirati, cospirativo e, e, e non tollera il disaccordo scientifico, perché il disaccordo scientifico è indice di quella poca coerenza che una persona non, con un self, con un'identità non integrata, non può tollerare. E quindi se eh, Que, tipi, questo tipo di fenomeni può creare effettivamente un'assenza eh, di interesse per la verità, ma, non, ma, ma configurando una situazione a due livelli. Perché? Qui salto. Ehm, quello che concludo qui, vorrei dire questo, nelle fake news scientifiche forse possiamo continuare a parlare di fake news a queste condizioni, naturalmente stiamo eh, parlando in questo caso dei creatori delle fake scientifiche, alle condizioni che eh, le dobbiamo vedere come... Eh, come processi di, a due livelli. Al primo livello c'è un errore, ci sono degli errori di lettura di dati che sono di, difficili da leggere ma che vorrebbero essere letti bene dai creatori stessi e poi interviene però una dimensione fake forse introdotta a un livello più alto, ma solo se intendiamo come condizione per la fake news una, una poca attenzione per la verità piuttosto che una, una vera e propria falsità. In qualche modo eh, omettono di considerare adeguatamente l'informazione che hanno. Eh. A maggior ragione, se la componente di, eh, di errore nei creatori di fake è così alta da far sospettare che non siano fake ma che siano errori, a maggior ragione gli errori li troveremo esattamente come nelle fake tradizionali anche nelle fake scientifiche. Però di questo non parlerò. Questo, non so se qualcuno lo conosce, è il caso più eclatante che abbia trovato di fake costruita come eh, la sto intendendo in questo momento. Vi ringrazio. Spero di essere rimasta vagamente nel tempo. Grazie, grazie a te Cristina. Sì, siete stati finora bravissimi. Lo so che 15 minuti sono molto pochi per dire tutte le cose complesse che avete in mente, però c'è un notevole sforzo e vi ringrazio. Il terzo oratore è Dario Cecchi. Dario Cecchi è un estetologo che è stato allievo di Pietro Montani ed ora insegna estetica alla Sapienza. Titolo della sua relazione. Non lo vedo ma c'è. C'è Dario Cecchi? Non lo vedo, ne lo sento. Dario Cecchi mi pare che non ci sia si palesi non c'è ma non aveva avvisato che non ci sarebbe stato gli Forse. aveva avvisato no no, aveva. no no nessuno eh, lo... allora io procederei con Dice... Simonastano. se poi ehm, se poi Dario Cecchi arriva allora inseriamo ti convince Francesca per non perdere tempo visto che siamo così stretti. Allora, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, eh, sì. Do la parola a Simona Stano. Simona Stano è una ricercatrice RTDB, quindi le auguro prossima associata all'Università di Torino ed è anche vincitrice di una Marie Curie Global Fellowship e quindi insomma, molti auguri anche a Simona. Per il, il progressivo, la progressiva carriera. Allora, Simona Stano ci parlerà di Dalla verità alla posterità, il discorso mitico tra passato e presente. Grazie, Simona. Grazie mille, Patrizia, per l'introduzione e per gli auguri, soprattutto, e grazie agli organizzatori. Uh, sì, io uh, parto, spero vediate uh, correttamente la, la presentazione. Eh, parto da una premessa direi fondamentale ma in qualche modo anche scontata quindi visto che ho poco tempo vado velocemente su questo ovvero sul legame tra web 2.0, disinformazione Uh, e in qualche modo confusione di narrazioni ufficiali, notizie verificate e narrazioni alternative, ma ne abbiamo sentito ampiamente parlare fino ad ora, oltre che in altri contesti. Quello che mi interessa uh, in questa occasione è uh, una riflessione proprio sul linguaggio, uh, in relazione al termine e al concetto di mito, tradizionalmente associato all'idea di verità, come vedremo. Eh, eppure, in questo contesto, è eh, divenuto in qualche modo eh, il concetto chiave per alludere alla caratterizzazione illusoria o menzognera delle narrazioni digitali contemporanee. Eh, cercherò di illustrare come non si tratti, appunto, di una eh, novità, eh, ma di eh, una visione che affonda le proprie radici eh, nella prima modernità e che, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, si è diffusa su eh, larga scala. Uh, quindi, uh, appunto, mi occuperò di un tipo di riflessione filosofico-semiotica in, uh, in questo senso, sulla relazione tra verità e post-verità, in relazione al concetto di mito, e sul ruolo quindi della narrazione come dispositivo cognitivo ed ermeneutico. Uh, partiamo con un'operazione che è a noi è familiare, quindi, consultando la definizione dizionariale di mito. Derivato dal greco, il termine mito, eh, ci dice il dizionario Treccani, fa riferimento a una narrazione fantastica tramandata oralmente in forma scritta, con valore spesso religioso e comunque simbolico, di gesta compiute da figure divine o da antenati che, per un popolo, una cultura o una civiltà, costituisce una spiegazione sia di fenomeni naturali sia dell'esperienza trascendentale, il fondamento del sistema sociale o la giustificazione del significato sacrale che si attribuisce a fatti o personaggi storici. Ora, questa definizione mette in evidenza tre elementi principali. Innanzitutto il mito è una storia raccontata, è una narrazione che ha la funzione di dare un senso ai misteri del cosmo e della vita, offrendo risposte a quesiti universali come l'origine dell'universo e degli dei: sono questi miti cosmogonici e teogonici, fenomeni naturali, miti naturalistici, le cause della sofferenza, altri aspetti della realtà umana, miti eziologici e così via. Questa narrazione inoltre è definita come fantastica, il che vuol forse dire slegata dalla realtà, falsa, frutto dell'immaginazione? Ecco, cercheremo di capirlo meglio. Vorrei però eh, prima sottolineare il terzo aspetto fondamentale, che è il fatto che questa narrazione si muove tra oralità e scrittura. E su questo tornerò in chiusura. Ora, innanzitutto quindi occupiamoci di questo fantastica. Noi, se continuiamo a leggere la definizione riportata dal dizionario, possiamo trovare rappresentazione ideale o ideologica della realtà, che, proposta in genere da un'elite intellettuale o politica, viene accolta con fede quasi mistica da un popolo o da un gruppo sociale. E ancora desideri o speranze ritenuti irrealizzabili, sogno, utopia. Soggettivamente o polemicamente possono essere definite come mito in questo senso limitativo anche alcune di quelle idee che per altri hanno, hanno avuto un valore simbolico religioso in quanto ritenute prive di validità razionale e di carattere pratico. Più genericamente, infine, è prodotto della fantasia, alterazione più o meno involontaria della realtà per opera dell'immaginazione anche come fatto patologico. Ciò che ci suggerisce la definizione dizionariale in altri termini è che da una parte sta la realtà, dall'altra il mito. Ma dicevo prima che non è stato sempre così, questo eh, ci risulta chiaro se apriamo le pagine di fonti più specialistiche e specializzate. Eh, André Siganò, eh, per esempio, ricorda che da Omero in poi il logos tende a designare la parola riflessa, che mira a convincere, mentre il mutos rappresenta proprio la parola vera, non nel senso di ciò che è ponderato con giudizio ed è supportato da prove, eh, e qui eh, mi, mi ricollego a quanto diceva Claudio prima, ma di un dato di fatto, di ciò che si è rivelato e come tale viene venerato. E nelle parole di Astier, la parole è tenue per Allo stesso modo, per Eliade, il mito è una storia sacra e quindi vera, in quanto frutto di una conoscenza e di una saggezza che affondano le radici in un universo divino e arcaico. In questo senso, Eliade parla di cose presentate e accettate dalla collettività come assolutamente reali, e quindi di una vera e propria rivelazione. Cosa è successo quindi a questa concezione del mito? Come siamo passati dalla parola vera alla menzogna, alla fantasia? In una serie di lezioni del 1842, poi edite e tradotte in italiano col titolo Introduzione filosofica alla, filo alla filosofia della mitologia, Schelling enfatizzava la tendenza intrinseca al mito a perpetuarsi, sancendo che non ci sono opere che ne siano prive né epoche capaci di cancellare del tutto i miti già esistenti. Nella modernità però questa universalità del mito è stata messa in discussione da più parti, principalmente secondo due punti di vista. Autori come Heidegger, Otto e altri hanno lamentato la perdita del mito imputandolo alla civiltà moderna che vi ha preferito la scienza e la tecnica, di cui è derivata una certa nostalgia per il mito. Per altri invece il mito è stato superato in quanto forma di irrazionalità e illusione sostituita da forme di conoscenza più alte, la scienza. È proprio da qui che nasce la visione eh, profondamente disforica di mito, oggi radicata nel senso comune, come bene esemplificano le righe che ho letto prima. Si sono così susseguiti diversi studiosi che hanno enfatizzato la natura pre-logica, irrazionale, primitiva del mito, opponendola alla scienza, logica, razionale, risultato del progresso, che come leggiamo in Taylor ha reso il mito non solo superfluo, ma anche inaccettabile. D'altra parte non sono mancati i sostenitori della continuità tra mito e scienza. Per Malinowski, ad esempio, essi non si escludono, ma sono complementari. Se la scienza cerca di controllare il mondo, il mito aiuta invece a riconciliarsi con quegli aspetti del mondo che non possiamo controllare con la scienza. Anche Levi Strauss ha sottolineato che si tratta sempre di operazioni logiche del pensiero, in quanto il mito va oltre la registrazione degli eventi naturali, funzionando su logiche che vanno ricercate e spiegate a livello strutturale, come sappiamo. Se c'è un'opposizione, semmai è tra mito e scienza moderna. Il mito è, insomma, in questa visione una scienza primitiva, ma non per questo inferiore. Più radicale ancora è poi la posizione di Popper, eh, secondo cui la scienza emerge dal mito, non lo sostituisce. Ci sono miti, secondo Popper, sia scientifici che religiosi, e questa distinzione si basa non tanto sul loro contenuto, quanto sulla loro ricezione, ovvero in base al fatto che vengano messi in discussione oppure accettati dogmaticamente. Secondo questa linea, avvicinandoci insomma, ancora eh, di più alla contemporaneità, l'antropologo Marino Gnola parla di mitologie light in relazione al presente, collegandole direttamente con il discorso scientifico. Scrive Gnola, i miti danno voce a quel lato oscuro della vita che altrimenti non arriverebbe a mostrarsi. Ecco perché la mitologia non è l'eclissi della ragione, ma piuttosto il suo controcanto. Cita Platone dicendo che in uno dei suoi dialoghi sostiene che una stessa verità si può dimostrare sia con un ragionamento, sia con un racconto. In un caso si procede per concetti astratti, proporzioni numeriche, conseguenzialità logiche, in un altro per metafore, immagini e emblemi. Secondo il grande filosofo, i due procedimenti hanno pari dignità conoscitiva, la differenza è che il mito è più piacevole. E del resto ci dice la scienza uh, stessa, alcune volte assume un colorito mitologico, soprattutto in quei territori dove la dimostrazione sperimentale è impossibile. Un esempio per tutti cita la teoria del Big Bang. Cambiando ambito, lo storico dei media, Peppino Ortoleva, ricollegandosi a Schelling, parla invece di miti a bassa intensità. Scrive i miti moderni sono una presenza meno distinta e meno capace di scandire i tempi del vivere, ma proprio per questo sono letteralmente dappertutto. Miti di un tempo che formalmente non crede più ai miti, ma che ne è popolato come non mai. Ora, secondo Ortoleva, l'espansione del sapere tecnico-scientifico non solo non fa arretrare i miti già esistenti, ma da un lato dà loro nuove vesti, dall'altro ne genera di nuovi e di suoi propri. Contrariamente alla convinzione diffusa, quindi la scienza, la tecnica e il mito non si escludono a vicenda ma si stanno dimostrando tanto più reciprocamente complementari quanto più la scienza ci propone una visione del mondo autorevole ma sempre meno comprensibile e la tecnica stessa appare insieme onnipresente e misteriosa. Il loro sviluppo quindi non sopprime ma cresce la domanda di narrazioni che ci facciano immaginare il futuro. In questo senso si sofferma poi in modo particolare sul mito del genio, con rimando appunto alla scienza e sulla sua inevitabile controparte. Pensiamo a Frankenstein, è una serie di varianti riferite ad ambiti diversi, io, eh, insomma, occupandomi molto di cibo, ho chiaramente riferimento qui al frankenfood, espressione sovente utilizzata in riferimento agli OGM, simbolo di come il voler modificare l'ordine naturale delle cose, raggiungere quella capacità di creare che è data naturalmente solo alla divinità, porti a esiti necessariamente negativi. Infine non possiamo non citare in questa mia velocissima carrellata Roland Barthes, che parla di mito come parola, dandoci una chiave per quella che potrebbe essere una meta-lettura. Precisa il semiologo in mitologia: naturalmente non è qualsiasi parola. Al linguaggio occorrono particolari condizioni per divenire mito, ma va stabilito energicamente sin dal principio che il mito è un sistema di comunicazione e un messaggio, ci dice Barthes. Esso in altri termini non si definisce dall'oggetto del suo messaggio, ma dal modo in cui lo proferisce. Ci sono limiti formali al mito, non ce ne sono di sostanziali. Tutto dunque può essere mito, sì dice Barth, perché l'universo è infinitamente suggestivo. Ed ecco quindi che questa operazione di messa in forma può coinvolgere tanto eh, il discorso scientifico quanto la comunicazione digitale, senza distinzioni legate alla presunta veridicità o meno del loro oggetto. Il mito, conclude Bart, non può essere un oggetto, un concetto, un'idea, è un modo di significare, che ha tra i propri effetti proprio quello di trasformare la storia in natura. Ora potremmo sicuramente andare avanti, richiamare anche l'interessante discorso sull'ideologia affrontato da diversi studiosi in relazione a queste dinamiche, e qui rimando in particolare ovviamente alle riflessioni di Eco. Ma visto che il tempo corre, eh, mi sposterei a questo punto per concludere all'altro aspetto, quello che rimaneva in sospeso, ovvero la questione della scrittura e dell'oralità, che porta con sé interessanti riflessioni sull'autorialità e autorità del mito e i legami che eh, queste hanno con la questione della post-verità. Ora, riprendendo sempre Siganò, eh, il mito si contrappone alla scrittura, il primo, una creazione collettiva, orale, recitata secondo condizioni particolari. Che la traspongono appunto nel sacro, la seconda è tipo di espressione non originaria, in quanto è sorta prima l'oralità, rimanda all'individuo invece che alla collettività, sia sul versante della creazione che del consumo del racconto, e ha un carattere profano. Anche Goody descrive l'oralità come medium proprio del mito e così anche McLuhan, secondo cui, nel passaggio alla scrittura il mito, seppur non totalmente soppresso, viene trasposto in una logica che non è quella sua originaria. A questo, come dicevo prima, si collegano interessanti riflessioni sull'autorialità e l'autorità. Il mito, e siamo qui ancora a quello classico, è senza autore. Non è considerato il frutto della creazione di un uomo, di un gruppo specifico, bensì il patrimonio comune di una società o dell'umanità intera addirittura. E su questo si apre una sorta di paradosso dell'oralità. Anche se chi pronuncia il mito è immediatamente evidente e riconoscibile, dotato di un nome, di un volto di connotati specifici, costituisce non di meno un enunciatore anonimo del racconto miti, con suo portavoce o mero esecutore. By definition, a myth has no author, because it is the authority, or what amounts to the same thing, it has no origin because it is the origin. D'altra parte, non possiamo trascurare l'importanza della sfera rituale eh, associata alla narrazione mitica e quindi alla dimensione illocutiva e perlocutiva che la riguarda, oltre alle inevitabili operazioni di rimaneggiamento, potremmo dire, del racconto orale, pensiamo rispetto a questo ricco dibattito sulla cosiddetta questione omerica. Tutti, sosteneva già Aristotele, quando raccontano, amano aggiungere al racconto qualcosa di loro propria invenzione. Persuasi con ciò di riuscire più dilettevoli a chi ascolta. Eppure, a fronte della smisurata gentività e autorità del testo mitico, persiste l'idea di una sostanziale assenza di autorialità in esso. Con i miti d'oggi le cose cambiano parzialmente, sostiene Bart, eh, la parola mitica è un messaggio, quindi può essere tutt'altro che orale. Può essere costituita da scrittura o da rappresentazioni. I supporti della parola mitica possono essere diversi in quanto il mito è indipendente dalla sua materia. Ortoleva sottolinea inoltre che oralità e scrittura non sono radicalmente opposte ed escludenti come nelle visioni che abbiamo precedentemente considerato. L'avvento della scrittura non sostituisce l'oralità ma stabilisce con essa un rapporto di convivenza fatto di conflitti ma anche di complementarietà e divisione dei compiti cioè e questo chiaramente richiama Hong. C'è in altri termini una sorta di avvicendamento ciclico tra queste forme, e oggi saremmo, secondo Ortoreva, di fronte a un ritorno alla miticità legato proprio alla rapidità dell'elettrificazione e al prevalere nei media elettronici di scambi affini a quelli orali, che si allontanano dalla forma testo propria della scrittura e della stampa. Non basta, però, secondo lo studioso, comparare oralità e scrittura per comprendere il mito occorre ragionare sulla genesi di questi media, cioè sui processi di apprendimento che presuppongono e al modo in cui determinano le caratteristiche dei miti contemporanei, che si configurano in questi termini come ambientali, poiché devono la loro forza all'essere costantemente rinarrati da più persone e in più modi, in un continuo bricolage, eh, diremmo, insomma, semiticamente, relazionali. Poiché legati alla condivisione, che era rituale nel caso del mito classico e si fa più di consumo con i miti a bassa intensità di oggi, legati a un modello di discorso continuo, perché indissociabili dal parlare, anche quando questo passa da forme di scrittura, e in questo senso purtroppo non ho tempo di mostrare esempi concreti, ma i social network sono indubbiamente emblematici. La paraoralità telematica contemporanea è in effetti molto significativa rispetto a questi aspetti. La fruizione delle storie avviene attraverso apparecchi onnipresenti che sono divenuti diretta appendice della persona e che permettono non solo la ricezione, ma anche una sempre più diretta interazione con le storie stesse, rendendo quindi gli ascoltatori, lettori, spettatori dei miti in varia forma loro coautori. In questo processo incessante di remix e remake che genera eh, reti intertestuali fittissime, il nome dell'enunciatore è sempre in primo piano. Lo vediamo, è lì, con svariate possibilità di tag e strumenti eh, dello stesso tipo. Eppure quei nomi e quei tag sono svuotati in fondo di qualsiasi connessione identitaria. C'è un problema che ha a che vedere con la distanza indicale fra testo digitale e suo autore empirico, che come ha messo bene in evidenza eh, Leone, non risiede tanto nello scollegamento tecnico fra l'uno e l'altro, ma nella percezione soggettiva di esso. La maggior parte degli internauti, e forse soprattutto i più giovani, percepiscono le proprie azioni online, e in particolare quelle nei social media, come assolutamente dissociate dalla propria identità sociopolitica. Se non c'è anonimia, quindi c'è perlomeno anonimato, il quale alimenta forme di irresponsabilità pragmatica. Gli utenti di Internet tendono a credere che vi sia assoluta libertà di parola nello spazio della rete, al punto da divenire insensibili in qualche modo alle conseguenze delle loro eh, azioni e reazioni. Sembrano presumere, in altri termini, che sia improbabile che possano essere ritenuti responsabili di ciò che affermano eh, in questo spazio. E questo rafforza a sua volta quell'effetto di half believing, come è stato definito più propriamente post verità, generalmente associato al web e ai social media, dove ciò che conta non è tanto la dimensione referenziale della comunicazione, come si, pri come si diceva prima, quanto la relazione che viene a stabilirsi tra emittente e destinatario. Una relazione rispetto a cui eh, il mito, come abbiamo visto, svolge un ruolo fondamentale oggi come lo svolgeva già in passato e che forse ha contribuito ad alimentare, e spero che sia a questo punto chiaro il senso della, pro della provocazione con cui eh, chiudo questo mio intervento, l'ennesima confusione tra medium e messaggio. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Simona, sei stata bravissima, sono andata correndo, <ride> spero di essere stata nei tempi, Sento, ma sei stata benissimo, allora a meno che Dario Cecchi non sia apparso, ma non mi sembra, non mi sembra, a questo punto allora diamo la parola a Paolo Martinelli. Eh, se poi c'è chi a apparisse gli terremo spazio allora ehm, paolo martinelli sono molto contenta di presentarlo è un nostro nostro dico perché bolognese un nostro dottorando del dottorato di bologna e ehm, è, è collegato da londra perché al momento per la sua ricerca molto interessante è ospite della, della Birkbeck University al Center for Educational Neuroscience perché sta facendo una tesi dove utilizza insieme semiotica e teorie dell'apprendimento dalle neuroscienze e le scienze cognitive di oggi, quindi un lavoro impegnativo e ci parlerà adesso di due competenze semiotiche per la la digital citizenship. Grazie mille, Patrizia. Grazie Paolo. Uh, dunque, io partirei da qui. Uh, se consideriamo la cultura partecipativa della condivisione di contenuti digitali e delle tecnologie della documentalità come il segno di una nuova discontinuità archeologica nellepisteme, della cultura occidentale, non ci stupisce il vertiginoso proliferare di liste di abilità. Eh, conoscenze, skills, eh, competenze utili a esprimere pienamente una digital citizenship. Eh, queste liste spesso ricordano una certa enciclopedia cinese molto cara alla semiotica eh, o il tentativo di Plinio di classificare i pesci eh, sulla base del fatto che abbiano un sassolino nella testa, che si nascondano d'inverno, che sentano l'influenza degli astri o che si debbano pagare prezzi straordinari per comprarli. Queste liste. Non sono completamente da buttare, però, almeno nella misura in cui, secondo Calvino, vengono consultate dai posteri poi per conoscere cosa gli antichi sapevano o credevano di sapere su un dato argomento. E, e anche Gould sembra eh, d'accordo su questo quando diceva eh, che le tassonomie che si succedono nel corso del tempo sono come le tracce fossili di cambiamenti sostanziali avvenuti nella eh, cultura umana. Cioè, Um, questi elenchi ricorsivi sono pur sempre un tentativo di sistematizzare le competenze enciclopediche utili ad agire una cultura che ha subito uno smottamento non da poco. Più che descrivere lo smottamento, lavoro che lasciamo al futuro archeologo dei media, vorrei dare un'occhiata alle regolarità che emergono da queste tassonomie. Sullo smottamento mi limito a suggerire che più che la cultura partecipativa dei social network in sé, dovremmo andare a cercare le cause di questa rivoluzione culturale nell'introduzione abbastanza silenziosa di una innovazione tecnologica, cioè il newsfeed. Um, è un'innovazione che hanno adottato tutti i social network dal 2006, prima di quella data per accedere agli aggiornamenti di stato eh, o ai contenuti e alle fake news ovviamente pubblicate in rete dagli amici, ero tenuto a cercare questi amici uno alla volta e manualmente. Um, dal 2006 invece compare una versione di news feed più o meno su tutte le piattaforme, cioè mi riferisco all'elenco costantemente aggiornato dei contenuti che visualizziamo nella parte centrale della homepage di un social network, la sezione notizia. Eh, C'è stata una grande protesta globale quando è stato introdotto Newsfeed perché Oggi come allora non possiamo accedere al famigerato algoritmo che regola questa agenda setting customizzata sull'utente che a quanto pare selezionando per noi 20-30 contenuti su, su migliaia disponibili è in grado di influenzare l'esito delle elezioni negli Stati Uniti o il referendum sulla Brexit. Eh, prima del 2006 l'assenza di uno stream di notizie automatico non consentiva un numero di interazioni come quello odierno e anche le fake news probabilmente tendevano a rimanere nella bolla di una piccola cerchia di amici complotti. Eh, Newsfeed ha cambiato radicalmente le nostre relazioni negli ultimi 15 anni. Ma torno al tema del mio intervento, cioè alle regolarità delle liste di competenze utili a esprimere una piena cittadinanza digitale. Eh, anche a livello istituzionale, quando il Consiglio d'Europa tenta di dare una definizione come questa, ci troviamo di fronte a una lista eterogenea che presenta tratti di ricorsività e, e probabilmente lacunosa. Di altre literacy fondamentali. Sembra che la stessa information literacy porti con sé un problema definitorio legato alla difficoltà di mettere a fuoco continue innovazioni tecnologiche come quella eh, di Newsfeed 15 anni fa o il fenomeno attuale dei deepfake. Eh, lo stesso Floridi, ad esempio. Sottolinea come ad oggi non esiste una definizione condivisa del concetto di big data, che sarebbe a grandi linee una misura probabilmente eccessiva, la cui definizione pone un problema epistemologico oltre che etico, cioè un problema che ha a che vedere con le nostre modalità di accesso alla conoscenza. Non è difficile immaginare di fare una lezione o un laboratorio sui big data, ma è molto difficile raccontare quali abilità e conoscenze siano sottese a una competenza piena nella materia. Quello che però emerge in maniera abbastanza chiara da tutte le liste che ho preso in considerazione è che abbiamo un problema inedito con la nostra cap capacità di capire quando siamo davanti a informazioni false. DigComp, ad esempio, è un framework europeo di valutazione eh, di queste competenze. La, la prima sezione del DigComp è proprio quella dell'Information Literacy, il cui oggetto sono la ricerca, il filtraggio e la valutazione critica di informazioni e dati. Il DigComp si usa per valutare le competenze dei dipendenti di un'azienda o scrivere i giudizi degli studenti e delle studentesse dei paesi che hanno recepito le raccomandazioni del Parlamento europeo sulle Key Competencies, un'altra lista di otto punti che vi risparmio, che pone le competenze digitali come trasversali a tutte le discipline. Ehm, il problema che ravvisiamo in un documento come il DigComp deriva dal fatto che una competenza prima di essere valutata ha bisogno di essere progettata. Poi eh, promossa e solo in ultima istanza valutata. Cioè, non posso limitarmi a indicare quanto uno studente se la cavi nel valutare criticamente le fonti reperite online, se prima non ho deciso come si valuta una fonte nell'era della documedialità, in cui ad esempio il parametro del tempo non è più pertinente e come dice Andrea Barchesi, posso reperire online entrambi i post dello stesso parlamentare che fa l'elogio del 2 giugno e in cui dice che il 2 giugno non c'è niente da festeggiare a seconda che si trovi nella maggioranza di governo o all'opposizione. Ehm, e ci troviamo così di fronte, eh, come dice Paolucci a una congerie di versioni contraddittorie che coesistono nello spazio echiano dell'enciclopedia. Tutte le liste che ho preso in considerazione prevedono che il cittadino digitale venga valutato nella sua capacità di fare una perizia delle interpretazioni. Dobbiamo chiederci allora come si progetta il complesso set di abilità, conoscenze e competenze di cui deve disporre un perito delle interpretazioni in un contesto digitale di fruizione e proferimento. Uh, prima di provare a descrivere la progettazione di due competenze di tipo semiotico che possano aiutare a soddisfare uh, questa richiesta, attento una definizione minima di fake news, come del resto ha già fatto Cristina uh, primo problema, perché è il primo problema a cui molte delle liste prese in considerazione fanno uh, riferimento. Uh, in un recente seminario uh, a Bochum, che, che tra l'altro è in corso, uh, la, la filosofa Romy Jaster, che citava Cristina prima, partiva proprio dall'idea che definire cosa sia una fake news ci consente di sviluppare contromisure efficaci contro la loro diffusione e, e contro quel deterioramento delle norme epistemiche eh, nel dibattito pubblico che genera post-verità o emergere di una pre-verità. Eh, va sottolineato che la Jaster insiste molto sull'utilità e il ruolo potenziale della filosofia pubblica per evitare mh, questa deriva. Eh, per la Jaster una fake news è una notizia priva di verità e veridicità. Manca di verità nel senso che o è letteralmente fa falsa o comunica qualcosa di falso e manca di veridicità nel senso che viene propagata con l'intenzione di ingannare o senza preoccuparsi della verità. Il termine tec tecnico è bullshit e indica proprio tutti quei contenuti creati non per interessi ideologici, ma per generare traffico su uh, un sito e ottenere i pagamenti di Google AdSense. Eh, mi spiace non poter seguire qui per questioni di tempo la brillante argomentazione su cosa non è una fake news, eh, ma se volete potete accedere all'articolo originale della Jaster inquadrando questo QR code. Eh, già da questa definizione potremmo eh, però suggerire una delle abilità del cittadino competente sarà quella di avere una vaga idea della distinzione tra semantica e pragmatica, cosa abbastanza scontata a un convegno di filosofia del linguaggio, eh, ma molto meno in una scuola media. Um, ma, però questo vale per un'analisi critica di tutta l'informazione, mentre qui vorrei dedicarmi alle abilità specifiche della cittadinanza digitale. Um, una definizione minima di conspiracy theory che sembra essere ancora valida invece... È quella di Popper. Si ha una conspiracy theory quando si ritiene che alcune persone o gruppi condividano un interesse tipicamente segreto nel verificarsi di un evento e cospirino per realizzarlo. Molte fake news non hanno niente a che vedere con i complotti e le cospirazioni, ma accade frequentemente che una narrazione che nasce come una teoria del complotto diventi successivamente. Oggetto di un numero esorbitante di fake news. È quello che è successo con la cosiddetta teoria gender, che è balzata nuovamente all'onore delle cronache per la discussione sul DDL ZAN contro l'omotransfobia. Ed è da qui allora che vorrei partire per fare un esempio concreto del problema e accennare a qualche risposta che possa informare le liste di competenze da cui eh, siamo partiti. Eh, mi sono reso conto della portata del fenomeno quando qualche anno fa mi è capitato di scrivere un report eh, per conto di un ente della pubblica amministrazione sul tema del gender gap nelle competenze digitali. E mi è stato consigliato di sostituire in tutto il documento l'addizione gender gap con la più pacifica confidence gap. La, la risimantizzazione del termine gender e il fatto che sia diventato un tabù è una storia degna di nota. I gender studies, come tutti sappiamo, sono un campo di ricerca accademico interdisciplinare di cui si occupano importanti filosofi e semiologi in tutto il mondo come eh, Judith Butler o Julia Kristeva. Gender Theory è un saggio di sociolinguistica pubblicato da, Sp da Springer nel 2014. Semiotica del gender è il nome di un insegnamento del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino. Teorie di genere è un libro di Cristina De Maria edito da Bompiani. Tuttavia, centinaia di siti internet italiani descrivono una teoria del gender come l'ideologia alla base di un movimento formato da molte ONG, come ad esempio Amnesty International, eh, infiltrata nei maggiori centri di potere internazionali come l'ONU, il Parlamento Europeo, l'UNESCO, l'UNICEF e l'OMS che si serve di una strategia tentacolare per sovvertire l'ordine sociale naturale una lobby che pretende di imporre dispoticamente le proprie rivendicazioni presentate subdolamente come nuovi diritti umani. Questa è una citazione. Eh, da qui, come dicevamo, divampano una serie di fake news e falsi documentali, anche se forse non c'è più bisogno di un protocollo dei Savi di Sion, ehm, perché, o, o qualcosa del genere, perché, ehm, come vedremo, la, la documentalità macchinica è in grado, lo diceva anche Claudio, eh, di produrre in autonomia documentali e in questo caso documenti falsi. Veniamo allora alla progettazione di alcune abilità e conoscenze semiotiche che un utente esperto dovrebbe saper maneggiare per una valutazione critica di fatti sorprendenti come quelli riportati da questi giornali online, cominciando dal lateral reading. Il lateral reading è una pratica eh, che si basa sull'idea di cercare informazioni su una fonte nel momento stesso in cui stiamo fruendo di quella fonte. In linea di massima, tutti pensiamo di poter distinguere eh, tra un sito web affidabile e un sito truffaldino, ma l'Università di Stanford ha sottoposto ad alcuni test ricercatori e studenti ed è emerso che, per quanto formati, si lasciavano ingannare da caratteristiche intratestuali, come loghi che sembrano professionali o nomi altisonanti dei domini. Um, il lector in fabula, ecco, diceva che intertestualità è un termine ombrello che può tornarci utile per designare somiglianze di famiglia su cui c'è ancora da investigare. Beh, il lateral reading allora appartiene a pieno diritto a questa categoria, ma non aderisce senza residui né alla competenza intertestuale, l'estrema periferia di un'enciclopedia che ci consente di fare previsioni sulle sceneggiature di ciò che stiamo leggendo verticalmente, né al controllo intertestuale del lettore avveduto, quello che valuta la veridicità di una notizia comparando due, tost due testate giornalistiche differenti. Entrambe queste competenze rimangono fondamentali, ma il lateral reading prevede di spostare l'intertestualità al centro delle pratiche interpretative, caratteristica abilitata dai nuovi algoritmi digitali che non prevedono più un solo percorso via terra necessariamente miope, ma ci consentono, con strumenti di sensibilità approssimativa, di recuperare velocemente informazioni utili. Il lateral reading è un algoritmo divergente di percorrenza dei testi molto semplice che può essere proposto come abito a partire dalle scuole del primo ciclo consiste di fatto nell'interrompere la lettura verticale, aprire molte schede nel nostro browser, uscire dal sito in cui ci troviamo, fare una ricerca puntuale su Google, sulla fonte o sul claim che stiamo valutando, leggere cosa dice Wikipedia o altre fonti istituzionali, eh, cercare altre 4-5 fonti che mettono in discussione la nostra fonte e riprendere la lettura verticale. La banalità di queste istruzioni è tale che se non le avesse pubblicate Stanford come indicazione per i propri ricercatori saremmo tentati a non prenderle sul serio, ma a ben guardare ci chiedono un ammutinamento rispetto a un abito interpretativo molto consolidato, cioè quello di seguire argomentazioni illogiche attraverso la lettura verticale. Facendo lateral reading, eh, scopriamo inoltre che per fare perizia delle interpretazioni, gli strumenti dell'intelligenza artificiale non ci vengono in aiuto. Possiamo provare con i so sofisticati strumenti del data scrapping o del word scrapping a disambiguare i significati di gender theory e teoria del gender, e scopriamo che le statistiche lessicali sono ingannevoli e non hanno il senso del testo. Ad esempio, il box di Google People also asked, eh, cioè qualcuno ha chiesto anche. Da più parti considerato il primo passo verso un web semantico a cui posso rivolgere domande e ottenere risposte in grado di superare il test di Turing, davanti alla ricerca dall'Italia di gender theory o teoria del gender, ci informa del fatto che le persone hanno anche chiesto chi sono i gender e provvede prontamente una risposta che conferma la teoria complottista. Ma se andiamo a guardarci dentro, cioè se facciamo un lateral reading di secondo livello, scopriamo che è un falso macchinico, perché il documento da cui è stato estrapolato il testo della risposta dice tutt'altro. È un po' l'idea di Paolo Fabri, per cui possiamo fare data scrapping di tutta Madame Bovary, che è un romanzo sulla noia, senza mai trovare l'occorrenza del termine noia. Fabri sosteneva che eh, un marchio distintivo della nostra epoca è la quantofrenia, la tendenza a quantificare la realtà attraverso i sistemi di big data e diceva... Anche che è una metodologia testualmente assurda. Per individuare un sito neofascista suggeriva di non cercare i nomi di Hitler o Mussolini perché ce ne sono altrettanti o più nei siti antifascisti. È il senso che è diverso. Per non cadere in questi trabocchetti dell'intelligenza artificiale, mi permetto di aggiungere che al lateral reading va sempre correlata anche una seconda pratica, eh, una constructive uncertainty. Uh, un termine che prendo in prestito da Stowe Boyd con cui indico un tentativo consapevole di rallentare i processi di decision making nei nostri percorsi abduttivi. Nel fissarsi della credenza Peirce eh, afferma che c'è un inevitabile fattore emotivo nella formazione delle nostre convinzioni che è l'irritazione del dubbio e poiché l'irritazione del dubbio provoca una lotta per raggiungere uno stato di credenza preferiamo evitarlo. Sui social network questa disposizione ci porta a privilegiare contenuti e interazioni che confermano le nostre convinzioni e news feed o l'algoritmo che lo regola Risponde prontamente a questa disposizione generando filter bubble ed eco-chamber, da cui non riusciamo più a scappare. Da uno studio recente del MIT condotto da Sinan Arral emerge che le fake news si diffondono più velocemente e, raggiung e raggiungono più persone degli altri contenuti, grazie al alle reazioni emotive che le fake news generano per discrepanza rispetto alle convinzioni rassicuranti e confortevoli degli utenti. Nel progetto di una competenza utile a uscire da questi schemi, il dubbio allora andrebbe valorizzato positivamente come uno stato cognitivo che mi suggerisce che sono sulla buona strada per discernere tra vero e falso qualunque cosa significhi vero e falso nel nuovo regime epistemico. Possiamo concludere eh, affermando che, nelle liste delle cose che dobbiamo saper fare per esprimere appieno il nostro diritto di cittadinanza digitale, più che una competenza tecnologica, sembra che occorrano. Conoscenze base di semiotica e filosofia del linguaggio. Grazie a tutti. Grazie, grazie a te, Paolo. Eh, torniamo a fare una verifica per vedere se Dario Cecchi fosse comparso, ma non credo, giusto, Francesca, certo. non mi pare. No, non lo vedo anch'io, tra sì. l'altro, mi dicono nella sezione che anche. Non sento, scusami. Invito a recuperare così un po' di, di tempo appunto per il dibattito e iniziare poi davvero lì alle 17 la prossima sessione. Certo, Va bene, allora abbiamo, sono, io faccio le 4:20. Quindi abbiamo anche lasciando qualche minuto di pausa, così andate al bar eh, e, e vi incontrate al caffè. Eh, abbiamo un certo tempo per la discussione. Eh, potete mh, alzare la mano, mh, se sapete come si fa, oppure scrivere delle domande nella chat e poi io eventualmente ve le, le leggo. Ma, mh, ma anche vi. vi la parola insomma però la chat mi serve perché così vedo quante domande ci sono e ne prendo, prendo nota dell'ordine eh, allora massimo dell'utri ha alzato la mano poi alfonso allora cominciamo con massimo grazie patrizia e grazie intanto ai, ai quattro relatori. E avrei una domanda per ciascuno, e una domanda breve ovviamente per ciascuno. Ehm, parto da, da Paolo Martinelli che ha parlato per ultimo, molto interessante, devo dire quello che ha detto, molto puntuale, complimenti. Ehm, e tra l'altro appunto, se posso avere, non so se puoi distribuire il, il tuo PowerPoint, eh, ci sono una notevole quantità, ma magari poi ti scrivo. Certo. Eh, ti volevo giusto domandare, eh, appunto eh, importante, la questione della Digital city, Citizenship. Eh, All'inizio del tuo uh, PowerPoint hai mostrato, eh, se non sbaglio, una... Um, eh, una citazione da un testo di due autori che facevano eh, appartenevano comunque riferiti alla comunità europea qualcosa del genere che facevano riferimento parlano di altre cose rispetto per i diritti umani ecco poi questo eh, rispetto per i diritti umani non è più apparso nella tua um, appunto descrizione di quello che dovrebbero essere le competenze per una digital citizenship certo hai voluto parlare delle principali, di due, sono d'accordo, eccetera, ma volevo allora domandarti se appunto questa storia del rispetto per i diritti umani, per appunto una cittadinanza digitale, non siano comunque per te centrali. Faccio le domande anche agli altri, eh, d'accordo Patrizia? Sì, sì, sì. Okay. Eh, sì raccogliamo le domande e poi le facciamo rispondere. Allora, eh, Simona Stano, anche molto interessante, devo dire quello, quello che ci ha detto, e, mh, avrei questa osservazione, e, mh, se ho capito bene, eh, appunto, Simona è voluto mostrare appunto che non c'è attrito tra eh, mito e discorso vero, perché il mito eh, riuscirebbe a dire anche la verità, ma attraverso altre vie che il discorso vero, e chissà magari a volte anche più vie più efficaci. Rispetto a quello del discorso vero, viene in mente, non so se è questo che volevi dirci, ma insomma, io ho creduto di vederci questo e penso di essere d'accordo, ovviamente. E mi ha fatto venire in mente la, la nota, un adagio di Pascal, che no? il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, e credo si può applicare se è questo che volevi dire al tuo discorso. Ma ecco, la mia domanda è questa: quindi, non c'è attrito tra mito e discorso vero, però c'è attrito tra verità e post verità, perché almeno come tenderei a vederle io sono delle cose opposte. Quindi come si ar armonizza il discorso post verità, verità in questo discorso molto interessante che hai fatto su mito e discorso vero? Grazie. Passo allora a Cristina. Grazie Cristina di quello che hai detto. E, ehm, per mia, come dire, eh, lentezza di <ride> comprensione. Non ho capito la differenza effettivamente che appunto eh, vuoi fare tra um, eh, la differenza tra fake news scientifiche e quelle non scientifiche. E, um, passa attraverso questa differenza, attraverso la poca attenzione per la verità più che eh, attenzione per la falsità o perseguimento della falsità. Oppure passa attraverso l'idea che non ci sono intenzioni ingannevoli nelle uh, fake news di tipo scientifico? Ecco, non sono riuscito a cogliere. Scusa, è una domanda un po' troppo banale, forse è, è basilare, ma chiedo Venia per questo. E Claudio, molto interessante quello che ha detto Claudio, ovviamente, con la sua enfasi molto simpatica. Ehm, ehm, Uh, qui ecco, non ho capito questo, Claudio, di quello che hai detto. Um, mi, mi pare di aver inteso che tu appunto sottolinei il fatto che stiamo ritornando a un'era premoderna. Un'era premoderna in cui appunto uh, l'interpretazione della verità era una uh, la verità come trust o uh, fondata sul trust, uh, no? fiducia. E, um, ma allora mi domando, um, che problema c'è in Quest'ottica tua che ci hai voluto presentare col problema della verità. Che problema presenta la verità, il concetto di verità? Perché se la intendiamo come appunto, intendiamo la verità come eh, l'enunciato vero, la proposizione vera, il discorso vero, ciò che dice le cose come stanno, beh, questo si abbina molto al, alla questione del trust e della verità. Quindi eh, ecco, però tu parli di preverità, non di verità. Allora non riesco a capire dov'è il problema, perché non parlare direttamente di verità, che appunto si può, che ha appunto caratteri legati, legatissimi alla questione del trust. E, e se non sei disposto a parlare di verità, qual è il problema con la verità? Non so se sono riuscito a... Grazie. Eh, eh. Allora io direi che andate nell'ordine in cui ha fatto le domande, quindi partirei da Paolo, poi Simona, Cristina, oh, okay. Sar dell'ordine. Sar sarò velocissimo, nel senso che sembrano due autori, quelli di quella citazione sui diritti umani, ma è Divina Fraumei, che è, è una sociologa che lavora alla Sorbona, se non sbaglio, e ha, e ha scritto per il Consiglio europeo questo documento in cui appunto ha lo scomodissimo compito di definire che cosa sia eh, questa cittadinanza digitale. E giustamente inserisce anche i diritti umani, visto che c'è un enorme tema, come abbiamo visto anche con l'esempio della teoria del gender, di prendere di mira delle... Eh, delle c'è una grossa potenzialità di prendere di mira delle categorie. Lo stiamo vedendo anche nel nostro dipartimento all'interno di, eh, di un altro progetto Erasmus che ha vinto il prof. Paolucci, che, che si chiama eh, MEME, cioè Me and, and the Media, che va a analizzare la rappresentazione della disabilità eh, sui media, che incontra un enorme eh, problema di, eh, eh, diciamo così, rappresentazione collettiva eh, di, di identità. Quindi anche eh, i diversity studies, ehm, non solo i gender studies, sono diciamo così che hanno subito uh, un, un, grande, un, un grande cambiamento e un, tutta, uh, tutta una nuova ondata di studi proprio che riguardano questi temi legati ai diritti umani. Ah, scusa, non, non, è, non è secondario che quello che dicono all'osservatoriogender.it sia proprio che eh, i, questi fantomatici gender eh, spaccino eh, le loro, le loro eh, utterance per, eh, per nuovi diritti umani inviolabili, dicendo che di fatto non lo sono. Eh. Ok, grazie. Grazie, Simona. Ti ringrazio Massimo per la domanda, suggestione, sì assolutamente, il punto di vista è quello, tant'è che quello è proprio il presupposto di questa mia riflessione, eh, che è una riflessione che nasce da, dal progetto di ricerca che citava Patrizia in apertura, in cui io mi sono occupata di studiare i cosiddetti miti alimentari eh, in relazione alla comunicazione digitale. E a livello linguistico mi ha subito colto, insomma, ha davvero catturato la mia attenzione Quest'idea. Ogni tanto si utilizza l'espressione falso mito, più spesso si parla semplicemente di mito. E quindi il punto di partenza era proprio posta la differenza tra verità e post verità. La cosa che trovavo interessante era che il concetto di mito, in questa sua evoluzione, sia stato utilizzato tanto per fare riferimento a, una, a un paradigma, a una visione, eh, quanto al, all'altra. E poi, insomma, con questi strumenti di lettura meta, secondo me, si vede bene, eh, bene il perché, cioè c'è una confusione fondamentale che fa riferimento a quel concetto cruciale che ha citato eh, Claudio, secondo me, c'è cioè, questo processo di creazione della verità eh, che sta alla base del, del discorso scientifico. E, e tra l'altro, appunto, io ero dispiaciuta di non essere riuscita ad ascoltarlo l'altro giorno quando è intervenuto in, in un seminario su, su questi stessi temi. Eh, proprio perché intravedevo una continuità, ma devo dire che, che ho trovato diversi punti di, di relazione eh, con quello che, che ha detto. Proprio perché c'è eh, proprio un ritorno a un'idea di verità eh, nel, nel senso in cui ne ha parlato e in questo, appunto, secondo me, è emblematico questo utilizzo del termine mito. Anche nel suo rimandare al, alla pre-verità e al passato e a concezioni diverse di verità ci vedo molto parallelismo. Non so se ho risposto insomma, adeguatamente alla domanda, però era proprio quello: cioè era proprio il presupposto da cui partiva questa riflessione, perché a livello linguistico mi sembra davvero molto interessante questa, questa questione. Andando a studiare l'evoluzione del, del concetto, credo che appunto ci siano eh, riflessioni molto interessanti da fare, proprio in relazione anche al modo in cui la verità viene, è stata concepita, ehm, e quindi anche alle eh, diverse accezioni di cui ha parlato Claudio prima. Grazie. Grazie. Cristina? O oh, sarò io, ve in elenco. Sì, gra grazie Massimo che, perché mi consenti di ritassonomizzare eh, un po' i concetti che erano sicuramente mh, elaborati troppo rapidamente, in 15 minuti non, non, non riuscivo a fare diversamente. Allora, l'idea è questa, nelle fake news più tradizionali, che, eh, che sono quindi considerate più tradizionalmente nelle riflessioni su, sul tema, quindi quelle ideologico-politiche, si fa giustamente una distinzione tra il creatore, quindi l'origine, il fake originario, e i ritwittatori, chiamiamoli così. Ehm, i, I secondi, i twittatori, a meno che siano loro stessi dei potenziali gri, ricreatori, di fatto molto spesso sono delle vittime, vittime di errori dovuti anche a caratteristiche cognitive che condividono con tutti noi, salvo che c'è qualcuno che è più sensibile di altri. Ehm, per quanto riguarda invece i creatori o i co-creatori, eh, quello che conta sembra non essere tanto la falsità della notizia quanto l'intenzione ingannevole che talora è una vera intenzione epistemica, ingannevole, questo nel concetto più puro di fake news, eh, nel nucleo del concetto, e talora invece è un'intenzione ingannevole in senso pratico, cioè si vuole portare le persone a eh, comprare degli oggetti, a, a, a visitare dei siti per delle ragioni economiche, perché ci guadagna che, che, chi ha sviluppato quel sito. Ecco, io ho preso in considerazione invece le fake eh, cosiddette che erano fake news scientifiche che sono quelle in cui non, non sembra predominare l'aspetto ideologico che spesso è mescolato all'aspetto di divulgazione scientifica perché spesso la scienza è usata per fare ideologia ma invece sembra esserci davvero un interesse eh, mh, scientifico alla base e lì ho notato ci cioè è sembrato di notare che anche i creatori siano in larga misura eh, delle persone autoingannate, che si autoingannano o che per ragioni loro caratteristiche che troppo rapidamente ho cercato di illustrare, sono loro stesse le prime vittime delle loro notizie. Eh, quindi, eh, e in più, mi sembra di c'è sembrato di vedere in molte fake news scientifiche un doppio livello, in cui da una parte c'è una ricerca. Per la verità genuina e anche una ricerca, una, una cura delle fonti, spesso non in presenza di una altrettanto forte capacità di, di, di vagliare la, la qualità delle fonti, ma si sa che Nature eh, è, è più accreditato del bollettino parrocchiale, quindi si guarda su Nature e poi però a un secondo livello si fa un mix che sembra non solo però questo è tutta una questione aperta, non solo un, eh, un, eh, un mix che, che è frutto di errore, ma è anche frutto in qualche modo di una, eh, di una mh, poco cura per la verità, ma che non è al primo livello, è semplicemente a livello della costruzione. Non saprei, di, no, ho anche poco tempo per riassumere il paper e quindi spero... No, no, di no ti, ringrazio, ti ringrazio. Ciao, Dio, tocca a te grazie Massimo anch'io come Cristina che saluto eh, ripassonomizzo ri, eh, io sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi il mio punto eh, non è opporre eh, la preverità alla verità io credo che la verità conti moltissimo è opporre la preverità alla postverità. Eh, quindi è preverità versus postverità. perché? perché tra l'idea di post c'è l'idea che la verità non conti nella formazione delle opinioni della doxa delle credenze eccetera eccetera ma conti l'emozione la, la narrazione tutte queste cose io io sono radicalmente contro questa idea. La, la verità conta moltissimo. È, 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 un, è un problema di credenza che c'è dietro. Il problema è semmai che di tutte le nostre credenze, noi crediamo che sono vere. Perché se no, non sarebbero delle credenze, sarebbero delle opinioni. E, e quindi il problema è che cosa si fissa e eh, come si fissa la credenza per dirla eh, persianamente quindi appunto eh, ritassonomizzando l'idea di preverità che, che è molto connessa con l'idea di verità come, eh, come, eh, come sottolineavi molto giustamente tu è un concetto secondo me molto più adeguato per descrivere che cosa sta succedendo nella rivoluzione internet social eh, docomediale se volete usare la terminologia di Ferraris eh, come, eh, come preferite chiamare io la chiamo vittoria della guerriglia semiologica perché mi piace citare il mio maestro e credo che sia una bellissima idea lui aveva molta ragione su questo anche se la, non, non, quest non è esattamente come forse l'avremmo sognata questa vittoria della guerriglia semiologica però appunto l'idea è che preverità si oppone a postverità proprio perché pertinentizza un una totale centralità dell'idea di verità declinata in un modo preboiliano se vogliamo o addirittura Predocumento, perché nel momento in cui la i documenti sono prodotti da macchine, questo cambia lo statuto eh, del modo in cui noi gestiamo la fissazione delle credenze, in qualche modo. Grazie Claudio. Allora, io adesso ho due richieste, una di Alfonso Di Prospero e l'altra di Filippo Silvestri. Quindi Alfonso. Io. Ah, Buonasera, buona. grazie per la parola e grazie per gli interventi tutti molto interessanti. E io avrei domande in realtà per diversi relatori, però la prima, la principale, riguarda il primo intervento di Claudio Palucci e le altre sono un po' collegate comunque, quindi le entro dopo al limite mano a mano. E la domanda è questa. Uh, io non ho capito bene in che modo fosse centrato l'intervento a livello di assunzioni del relatore, uh, però quando parlano uh, Schapin e Schaffer, anche altri libri di Schapin come Never Pure, uh, parlando della scienza, si sostiene che non è mai una costruzione teorica pura, è una cosa che risente di un ambiente politico e l'ambiente politico fa tutt'uno con la, la strutturazione del sapere scientifico. Uh, io non ho capito bene se c'è una difesa dell'idea che la scienza faccia parlare la realtà, così attraverso l'esperimento, oppure no. Perché in qualche modo, non, cioè, a livello di alcuni passaggi del discorso, mi era sembrato, però mh, mi rendo conto del rischio che posso aver decontestualizzato, diciamo, in qualche modo la singola espressione eh, che è stata usata all'interno dell'esposizione eh, rispetto al contesto. E quello che mi incuriosisce molto però è anche il libro di Green, eh, perché parlando di un concetto, di un significato originario della parola trust, che all'inizio ha un carattere sociale e poi nella scienza acquista, nel, con, con il diffondersi diciamo dell'importanza della scienza, finisce per diventare sinonimo di un sapere in qualche modo oggettivo. Uh, io vorrei chiedere se dentro la scienza moderna in realtà non c'è uh, a piene mani quell'origine iniziale che era dell'attendibilità sociale. Perché il sapere scientifico oggi si definisce in base alla riproducibilità sociale degli esperimenti, dei protocolli, dei risultati, eccetera, e questo porta anche a dei paradossi perché il comportamentismo in psicologia, in filosofia della mente, è partito da questi presupposti ed è arrivato a risultati del tutto, del tutto implausibili. Eh, persino Demet, che non è un, cioè è molto vicine in qualche modo, ad una forma, di, non dico di riduzionismo, però quasi, critica il comportamentismo, perché dice questo, in qualche modo radicalizzano troppo il, la pretesa di eh, espungere il riferimento alla prima persona eh, nelle conoscenze nei, di tipo psicologico, nelle costruzioni delle teorie psicologiche. E volevo sapere quindi se non c'è questo, questo rischio, questa caratteristica, diciamo, anche all'interno della scienza moderna, che invece tende a presentarsi come sapere puramente oggettivo. Questo è collegato a diversi altri interventi perché, per esempio, uh, Paolo Martinelli ha parlato del fatto di periti che parlano di perizie, diciamo che in qualche modo servono a garantire quando l'informazione è attendibile oppure no. E si può fare questa cosa credibilmente perché non basta stabilire dei criteri, bisogna anche provarne la, in maniera seria diciamo l'attendibilità e che come si fa a provarla l'attendibilità non basta stilare una lista cioè le liste che sono state citate sono interessanti però se si parla di intelligenza emotiva eh, l'intelligenza emotiva in concreto cosa significa cioè quando è che il messaggio diventa empatico invece che non complice verso l'interlocutore e così via E una domanda per una domanda una curiosità insomma Vorrei sapere se aveva in mente e quanto uh, Gregory Bateson con il concetto di comunicazione analogica, perché mi è sembrato che fosse un concetto che... Almeno nella conclusione si è parlato dell'importanza data alla relazione e, e così, insomma. Se, mi rendo conto che è una domanda che, insomma, può essere troppo impegnativa eh, rispondere in, pochi, in poche battute. E Ringrazio, ringrazio per l'attenzione. Grazie per le risposte. Claudio, eh, mi rendo conto che la domanda impegnativa cerca di essere non. Ah, no, anzi, io ringrazio molto Alfonso per eh, darmi la possibilità di precisare alcuni punti di quello che, eh, di quello che ho detto. E, allora, eh, chi sostiene che nel dibattito Boil eh, OBS c'è una prima eh, distinzione? Eh, tra, in qualche modo, fatti sociali e fatti scientifici, tra politica e scienza, e la Tour nel suo libro no siamo stati, noi Non siamo mai stati moderni. Io penso che abbia torto, perché ha torto. Eh? e Qui appunto la ringrazio per, per permettermi di precisare a eh, questo punto perché quello che fa Boyle con la costruzione della macchina è esattamente la costruzione di una comunità di pari eh? eh, eh, ed è esattamente quello che non piace a Hobbes Hobbes dice chiunque eh, Boyle dice chiunque con la macchina eh, può mi, mi darà ragione perché c'è una, una delega a a alla macchina e chiunque eh, la userà produrrà il vuoto è esattamente quello che gli contesta Hobbes quindi tutt'altro che l'idea che la scienza eh, parla eh. Crede che faccia parlare la realtà? Assolutamente no, è proprio l'idea di una costruzione di, uno, di comunità tra pari che rimanda alla doxa ed è esattamente questa roba qui che Hobbes non riesce a tollerare perché Hobbes dice eh, il popolo deve delegare la parola re. E quando il re produce i documenti eh, sarà il popolo che parla, eh? è il Vietano in qualche modo. E, e poi dice: No, eh, con la mia macchina, eh, la macchina è la macchina che parla eh, e produce eh, una verità o una realtà che in qualche modo non passa dalla delega a un sovrano, in qualche modo. Quindi, eh, perché secondo me la tua sbaglia? Perché c'è proprio nell'idea di delega macchinica eh, di BoI. La, eh, la costruzione di una doxa tra pari, che in qualche modo fa una peer review dove non serve l'expertise, in qualche modo, dove tutti quelli che possono usare la macchina produrranno realtà. Eh, però questo ontologicamente e semioticamente eh, fa la differenza, eh, perché la mediazione non è più ai testi e ai documenti. Eh, come fanno le scienze sociali quando dicono che i fatti sono fatti la tour spesso lo dice no? io uh, ricordo sempre che i fatti sono fatti è una frase di Bachelard eh, si, si, si cita talmente tanto e, e si dimentica chi è l'autore di quella frase Bachelard faceva il filosofo delle scienze eh, quindi aveva molto chiaro eh, quando diceva che i fatti sono fatti aveva eh, molto chiara questa idea che è ancora eh, una cosa che secondo me è molto chiara a tutti gli scienziati quindi che la scienza si presenti come un sapere oggettivo, secondo me è un'immagine che abbiamo noi dentro le humanities, ma se si lavora con gli scienziati, gli scienziati sanno perfettamente che eh, in qualche modo il loro, eh, i risultati del loro... Un effetto dei loro gruppi di ricerca, delle loro comunità, dei loro laboratori, di tutta una serie di mediazioni che passa dai grant, dai brevetti, eccetera, eccetera. Quindi, eh, credo che questa immagine che la scienza si presenti come sapere oggettivo sia radicalmente falsa e sia qualcosa che non dobbiamo, eh, a cui non dobbiamo credere perché tendenzialmente gli scienziati sanno perfettamente che non è così, però sanno che sotto determinate condizioni eh, l'acceleratore del CER di Ginevra produrrà una realtà che è esattamente la stessa che è prodotta dalla, dalla natura quando in qualche modo eh, lavora eh, senza passare attraverso le macchine. Eh, la seconda cosa invece era assolutamente d'accordo, l'attendibilità sociale è, è centrale ed è proprio esattamente quello che cercavo di dire in qualche modo, cioè, cioè, eh, e questa cosa però non c'è soltanto adesso, c'era già in Boil secondo me, cioè so, soltanto che veniva mediata attraverso degli oggetti tecnologici. La grande differenza che secondo me eh, è centrale, perché è una reale rivoluzione tecnologica, è che ora la mediazione macchinica produce documenti. Eh, non produce realtà o reale come l'acceleratore o la macchina eh, di Boyle, la macchina di Boyle produce proprio il vuoto, tanto che Boyle dentro ci, ci uccideva dei piccoli animali, eh, perché appunto ci, ci spegneva le candele, perché appunto quella macchina lì produceva il vuoto e eh, quindi l'etere era una roba buona per Berlusconi e per la legge Mammì, perché appunto quella macchina dimostrava che non esisteva eh, nessun etere. Eh, spero di aver risposto, ma la ringrazio eh, per, per avermi fatto precisare alcune cose che secondo me sono import molto importanti. Bene, grazie Claudio. Adesso io ho Filippo Silvestri e poi una domanda di Laura Caponetto, cui vorrei assolutamente eh, trovare il tempo <ride> per darle la parola. Grazie. Filippo Silvestri può. Partire. Grazie, allora Claudio, molto bello il tuo intervento, eh, che ho seguito con, con grande passione. Allora, la prima considerazione è una piccola provocazione, ma prendila come una provocazione perché in realtà io non so se loro stanno insieme, ma Boyle è dunque un precursore di McLuhan e di Baudrillard, e lo so, l'elastico storico è enorme, e, e quindi tu sai molto bene quali sono le differenze, però io, mentre tu parlavi di, di Boyle, un po' per gli studi che sto facendo io, non ho potuto fare a meno di pensare a McLuhan e in modo particolare a Baudrillard. L'altra questione che ti volevo porre è molto veloce anche questa ed è un'espressione che tu hai usato e che io ho trovato molto bella. Pre verità macchinica o eh, per cui io poi voglio avere ragione in ciò che credo. E allora io ti propongo questa variante ulteriore. È una variante ulteriore usserliana. Eh, a priori materiale, macchinico, attivo e passivo. Ora, una, uh, una delle mie grandissime difficoltà quando ho studiato esperienza e giudizio è stato che quando l'ho studiato, lui, Usser, diceva, a priori materiale, attivo, passivo, tempo, spazio. Ogni volta che io andavo a discutere eh, con chi discutevo dei miei studi su esperienza e giudizio, mi veniva regolarmente risposto: sì, però Husserl in esperienza e giudizio non parla di linguaggio. E io le ho sempre dato ragione. Le ho sempre dato ragione. Allora, ora invece a priori materiale, macchinico, attivo e passivo. In che senso attivo e passivo? A passivo, quando io materialmente sono dentro una dimensione in cui sono eh, guidato dentro una preverità macchinica me 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 e meccanica e non me ne rendo conto. Attivo, quando me ne rendo conto. A te la parola: ciao. Allora. allora io ti. Io... Ti ringrazio molto. Allora, sulla prima cosa, l'unica risposta possibile che ti posso dare, Filippo, è non lo so, perché non ci ho ragionato. Però è una buona pista di ricerca, secondo me. In particolar modo, Baudrillard, quando lui lavorava sulle dimensioni del valore, lì si potrebbe, secondo me, connettere con. Eh, con qualcosa eh, riguardo a questo eh, a, a quello che ho detto tenete anche conto che il mio lavoro è molto locale da un certo punto di vista no? io ho vinto un progetto europeo devo dare una ricerca alla comunità europea un gruppo di persone avete visto qui Paolo Martinelli quindi noi lavoriamo per cercare di capire cosa sta succedendo con l'enunciazione online ecco, cioè non vogliamo fare una teoria in qualche modo eh, più generale rispetto a un problema che è molto concreto che, che abbiamo, che dobbiamo descrivere, modellizzare e, e in qualche modo eh, ma su questo davvero non so e, e ci devo ragionare. Invece la seconda cosa mi piace proprio molto e quindi ti, 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 ti do molto, eh, ti ringrazio molto il suggerimento che, che, se, che se, se posso ruberò eh, perché mi piaceva moltissimo questa idea userliana di un a priori materiale passivo eh, poi ritorno sull'attivo ma ma c'è sempre una cosa che mi è sempre molto piaciuta in USA, che credo sia una delle cose sue più belle, e molto, che è l'idea di sintesi passiva. Eh, secondo me, adesso nel mondo contemporaneo, le macchine fanno una specie di sintesi passiva. Cioè, eh, e, e, e in qualche modo eh, si, può, si può prendere tutta la descrizione fenomenologica giusta delle sintesi passive, in qualche modo. Per descrivere il tipo di costruzione dell'esperienza che noi abbiamo dentro, dentro queste mediate dagli schermi, dalle macchine, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa che mi piace davvero molto, eh, ti ringrazio. Le rileggerò le sintesi passive perché mi, mi interessa molto. Sull'idea eh, del, de, invece dell'attività, in qualche modo, quando ne sei consapevole, lì non so perché io ho, sono più pessimista su questo. È una cosa che ho provato a dire eh, da un certo punto di vista. E lì forse davvero l'alfabetizzazione fa molto. Eh, noi... Passiamo gran parte della nostra giornata a interagire con gli smartphone, con il web, con i social, eccetera, eccetera. Però siamo davvero nella situazione di chi ha preso la patente e guida la macchina, ma non ha la più pallida idea di come funziona il motore, la macchina, eccetera. eccetera. Questo è grave, perché eh, ovviamente Paolo lo faceva vedere, è una cosa su cui stiamo lavorando nel nostro progetto, già solo il modo di gerarchizzare le informazioni, che è una cosa centrale anche chiaramente, no? come si passa dall'enciclopedia come congerie eh, e... e la gerarchizzazione eh, di una sezione enciclopedica locale. Adesso lo fanno largamente le macchine questo, eh? non lo facciamo più noi. Noi partiamo da sezioni enciclopediche locali che ci vengono dettate attraverso mediazioni macchine. E, e questo è un grande problema perché se noi non impariamo un pochino in qualche modo a capire come funziona il motore, secondo me anche quando siamo consapevoli tendenzialmente non, non siamo davvero consapevoli. Ecco. Bene. Grazie, grazie Claudio. E adesso darei la parola, e a questo punto è l'ultima domanda, a Laura Caponetto che voleva fare una domanda a Cristina se ho capito bene. Esatto, grazie, grazie a tutti e a tutte. Dunque la mia domanda è per Cristina. Allora, innanzitutto grazie mille per il tuo intervento. Io mi chiedevo, e sarò molto breve, se... Um, non sia opportuno fare una distinzione interna alla categoria di fake news scientifiche, tale per cui vi sono uh, fake news scientifiche e fake news scientifiche. Allora, tu ci dicevi, nella fake news scientifica non sembra predominare l'aspetto ideologico e il creatore sembra essere vittima della sua stessa notizia. Ora, questo a me pare vero per talune fake news scientifiche, un po' meno per altre, dove invece l'aspetto ideologico mi sembra essere predominante. Allora, pensavo, per esempio, all'utilizzo. Alle fake news sull'utilizzo delle mascherine, per esempio, secondo cui l'utilizzo delle mascherine produrrebbe intossicazione da anidride carbonica, o le fake news legate a, ehm, alla creazione in laboratorio del, del COVID-19. Allora, eh, queste fake news, a prescindere diciamo dalla verità o falsità della notizia stessa, mi sembrano mosse da un'agenda politica ben precisa. E quindi, insomma, questa è un po' la mia domanda. Grazie. No, ma questo non lo metto in dubbio, infatti ho detto alcune eh, fake news e forse anche un numero poco significativo, questo è il rischio della mia argomentazione. Molte fake news hanno o un'origine ideologica o sono reclutate e piegate all'ideologia molto rapidamente. Eh, sicuramente quelle sul covid pensiamo al 5G abbiamo, probabilmente ogni fake news è stata usata ideologicamente di quelle più famose non di meno eh, sono, due, sono due aspetti diversi uno è l'aspetto ideologico uno è l'aspetto eh, scientifico all'interno dell'aspetto scientifico è possibile che si vadano anche eh, si, si debbano anche delineare delle fake news che non corrispondono al mio modello non di meno io credo che ci sia una parte significativa, forse significativa, di eh, fake news con contenuto scientifico che forse anche a, a, hanno pure un uso ideologico, non mi importa, ma che siano caratterizzate dall'essere molto più simili all'errore, tanto da mettere in dubbio se per l'aspetto scientifico e non per quello corollario o addirittura da un certo punto in poi predominante che diventa ideologico, per quell'aspetto lì non sia quasi difficile sostenere che sono delle fake perché sembrano di più degli errori. E per sostenere che sono delle fake dobbiamo considerare due livelli e eh, prendere atto che a un certo livello c'è una cura per l'informazione per la sua fonte, a un altro livello succede qualcosa che a seconda di quanto sia, sia stretto il vincolo di definizione di fake può... Reintrodurle a quel punto nel mondo delle fake o invece lasciarle nel mondo delle amore. Grazie, chiarissimo, grazie. Allora, io ringrazio tutti. Direi che è stata una sessione estremamente ricca e intensa. Quindi, grazie ai quattro, alle quattro relazioni, sono state tutte molto, molto interessanti. Sì. Anche proprio ah, perché sentiamo... mostrano. Con questo problema sia veramente si possa affrontare da tanti punti di vista perché in fondo nelle vostre quattro relazioni sono venute fuori delle, delle prospettive, dei modi di leggere le fake news e forse anche di definire cos'è una fake news parecchio diversi e quindi di questo però la prossima volta ne riparleremo, adesso non c'è tempo così avete cinque minuti per riposarvi. Eh, forse Francesca voleva dire qualcosa no no appunto che possiamo riprendere tra 5-6 minuti sì, sì 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 abbiamo qualche minuto di pausa l'altra sì. sessione aveva già finito da 5 minuti faremo una pausa un po più breve ma eh, insomma grazie. 17. 5 grazie a tutti <ride> grazie grazie a tutti è stato veramente bella. un dibattito grazie. interessante io sento male la voce di Patrizia, forse è un problema mio. Voi la sentite bene? Sì, Patrizia, sì, sentiamo male te Francesca. Io almeno sento male te. Io sento eh, male Francesca. Allora è un problema mio. Pazienza. Ma fino Guarda a adesso... poco fa sentivo benissimo. Sì, adesso Ma ti più? sentiamo bene. Eh, ok. Approfitto per salutare tutti e per dire che la voce mi giungeva metallica un po' Ciao, alla equamente distribuita. Ciao a tutti e grazie. Ciao, ciao Salina. Salina, ciao. ciao. Allora, ciao, ci Fatima. rivediamo tra cinque minuti. E io purtroppo non, ci, non mi ripresento al secondo appello. Vi devo salutare qua. Un salutone. <ride> Arrivederci, professoressa. Arrivederci, ciao. Arrivederci, ciao. Alfonso. A tra, ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. a tra poco, a tra poco, a tra a andare, ciao. Grazie. Uh, ok. Io mi faccio vedere un attimo per salutare. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao Marco. Sei qui o nell'altra sessione? Io sono qui. Ok. Io sono qui, è un bel esempio. <ride> Io sono qui ai tempi di Zoom. Non <ride> Eh, infatti, infatti. Quando lo dico al citofono la mia mamma mi eh, riconosce, quindi per me va bene. Come? Quando lo dico al citofono la mia mamma mi riconosce. Va bene, così è. E allora sì, io do la parola a Claudia Bianchi, la ringrazio di aver accettato di fare piacere, come a tutti i nostri relatori come abbiamo fatto prima 15 minuti e poi il dibattito con le, diciamo comune alla fine delle relazioni perfetto grazie francesca grazie a tutti gli organizzatori a francesca in particolare per, per questo convegno noi abbiamo quattro relazioni ricordo ai relatori che hanno solo 15 minuti a testa per la loro relazione e che il dibattito è alla fine delle quattro relazioni e appunto durerà una trentina di minuti e quindi sarà un dibattito collettivo allora io do subito la parola alla prima relatrice che è Emanuela Campisi dell'Università degli Studi eh, di Catania che ha leggermente modificato il suo titolo, il suo titolo adesso è bloccare discorsi d'odio contenuti non proposizionali emozioni, ideologia io le lascio la parola e a 15 minuti Sì, vi chiedo scusa... io a un certo punto eh, nel frattempo il computer mi sta chiedendo delle... di, di fare qualcosa nella sicurezza e nella privacy e non riesco a condividere lo schermo. Forse Francesca devi dare qualche... Francesca sei butta. Eh, Manuela? Sì, forse devi... è, è successo prima a Cristina... Forse devi semplicemente entrare e uscire, perché in realtà siete tutti abilitati, non entrare e uscire. già okay. entrata, uscire no, e uscire. Devi entrare. andare nelle preferenze, settare e poi entrare e uscire. Ok. Ah. Perché allora. a parte mia siete tutti abilitati, quindi. Non è ehm... un problema del Mac. Ok, credo ah. di aver modificato le preferenze, quindi esco e rientro. Sì, ti riammetto subito. intanto io saluto Claudia e Marco che non vedo da una vita Eccolo a me ciao Claudia ciao Marco allora. speriamo di venire a Catania presto io speriamo di poterci muovere e anche di venire a Catania direi speriamo di andare ovunque <ride> esatto esatto <ride> Io devo dire, ho il primo viaggio il primo luglio in Albania per il progetto. Riusciamo a fare questo primo viaggio, quindi mi sembra già di sognare andare a prendere un aereo, eh certo. Dico senza nulla togliere a Catania, ma diciamo in questo momento anche, anche non so, Sara Pepe potrebbe andare bene. Stai, stai attento, ci sono muova. degli albanesi. Stai, eri su un terreno un po'. Emanuela, ci sei? Mi pare di averla eh... Sì, era comparsa, ma è scomparsa. Ora eh, la sto riammettendo. Mi chiedo scusa, forse stavolta ce l'ho fatta. Vedete? Sì. Bene, scusatemi, eh, recupererò nel, recupererò il tempo perduto. Dunque, eh, punto di partenza della riflessione che vi propongo oggi sono i discorsi d'odio, definiti, come sapete, come tutte quelle pratiche linguistiche, ormai purtroppo sempre più evidenti nelle nostre interazioni, specialmente online, caratterizzate da espressioni o frasi che hanno lo scopo di deridere, disprezzare, insultare un altro individuo, di solito a causa della sua appartenenza a un gruppo sociale. Come ha spiegato anche De Mauro nella sua nota per internazionale del 2016, l'etichetta racchiude oggetti abbastanza variegati, alcuni di facile identificazione, come gli insulti volgari gli slars, altri più difficili da isolare, in quanto apparentemente neutri diventano discorsi d'odio solo all'interno all del contesto nel quale sono proferiti. Ora in molte discipline si fa sempre più strada l'idea che per contrastare i discorsi d'odio la censura non basta. È necessario invece un intervento attivo che combatta le parole con altre parole. Molto più efficace, in certi contesti, sembrerebbe quindi quello che viene definito counter speech e che comprende strategie linguistiche che mirano a fare fallire l'atto linguistico d'odio a livello comunicativo. Evitando Evitandone diffusione e amplificazione senza necessariamente sfociare nel conflitto aperto. Tra le forme di counter speech, Langton include il blocking, definito come un'etichetta per tutte le forme di resistenza esplicita ai presupposti di un atto linguistico. In questo senso, un osservatore potrebbe rispondere: Chi ti credi di essere per parlare così alla signora? A un ragazzo che stava insultando tale signora perché nera, oppure aspetta un attimo, cosa intendi per persino Giovanni potrebbe vincere? A un amico che commenta una partita di calcetto riferendosi a un amico in comune. Nel primo caso, dice l'Anton, il blocking eh, attacca l'autorità del parlante, nel secondo caso i contenuti. In questa relazione mi concentrerò principalmente sul secondo tipo di blocking, quello cioè che mira a bloccare i contenuti. In particolare intendo soffermarmi su alcuni dei limiti a cui il blocking sembra soggetto, a partire dalle riflessioni della stessa Lanton e di Bianchi 2020. Il mio scopo però non è contrastare e contestare l'efficacia della pratica, al contrario è quello di volerne enfatizzare le potenzialità, quando però essa viene inserita tra strategie organizzate di resistenza pratica collettiva, anche questa espressione è di eh, Claudia Bianchi, e a condizione che esso venga usato in modo appropriato. Per arrivare a questa conclusione vi sottoporrò quindi tre ambiti che mi sembrano sfidare particolarmente l'efficacia del blocking perché in generale sfidano anche alcune visioni tradizionali sul linguaggio in generale. I contenuti non proposizionali, i contenuti emotivi e il pensiero ideologico. Cominciamo dai contenuti non proposizionali. Come De Mauro, anche Bianchi ci mette in guardia contro la difficoltà di identificare certe forme di discorso d'odio, o perché a volte sono nascoste da apparenti buone intenzioni, o perché spesso i contenuti incriminati non sono asseriti esplicitamente, ma impliciti o presupposti. Bloccare discorsi di, di questo tipo, quindi, significa essenzialmente esplicitare questi contenuti impliciti. Il punto è che forse non è detto che questo sia sempre possibile. Vediamo meglio eh, in che senso. A partire dal 2018, Robin Carson ha iniziato a interrogarsi sulla difficoltà di analizzare il significato del parlante alla Grice, per intenderci, di espressioni figurate come metafore e allegorie e in particolare le metafore creative. A causa questo di differenze sostanziali nel tipo di contenuti da essere veicolate. Tali contenuti a causa del loro consistere in impressioni a volte anche molto vaghe, in immagini mentali spesso non definite non sarebbero facilmente parafrasabili in un numero finito di frasi perché nessuna parafrasi riesce a cogliere tutte le nuance della metafora. Inoltre sarebbero aperti a molteplici interpretazioni e idiosincratici. Carson e Wilson chiudono il loro articolo del 2019 sottolineando come i contenuti proposizionali, non proposizionali. Scusate, pongano delle sfide per la pragmatica in generale. Io aggiungo che pongono delle sfide anche per l'esplicitazione degli impliciti del discorso dell'odio, quando questi si presentano in particolare sotto forma di metafora o di linguaggio figurato in generale. Infatti, per dirla con Elisabeth Camp, la metafora sembra non obbedire alle regole del gioco linguistico dell'asserzione, almeno nei seguenti aspetti. Intanto, come per gli Slars le metafore non possono essere semplicemente negate. Non possiamo rispondere a Giorgia Meloni, che asserisce che Conte Barba Papà è come Barba Papà. No, non è vero. Falliremmo nel tentativo di bloccare il suo eh, insulto. Inoltre, le metafore producono un'immagine mentale che si imprime nella mente del destinatario. Ne è una prova il fatto che di quel discorso di Giorgia Meloni, noi ci ricordiamo essenzialmente soltanto questa metafora. Infine, danno al parlante la possibilità di negare sempre la sua intenzione, scegliendo una parafrasi diversa, forse meno ovvia, ma pur sempre almeno in linea di principio legittima. Così, se la Meloni non avesse continuato a spiegare le motivazioni di questa metafora a qualcuno che le obiettava di avere insultato e Giuseppe Conte lei avrebbe potuto rispondere non è vero, intendevo dire che, come Barba Papà, Conte è sempre disposto ad aiutare gli altri, eccetera. Tutto questo ci porta alla prima considerazione, su cui torneremo nelle conclusioni. Davanti a contenuti di odio non proposizionali, un blocking efficace è possibile, ovviamente, a patto però che chi lo metta in atto Sappia che a volte non ci si può limitare a esplicitare contenuti impliciti, ma bisogna proprio attuare strategie diverse. Nel caso della metafora, ad esempio, questo potrebbe essere l'ironia, l'elaborazione della metafora proposta oppure la sostituzione con una metafora che stravolge il significato di quella proposta. Passiamo quindi al secondo punto, che per certi versi è una prosecuzione del primo, e cioè il blocking in relazione a contenuti emotivi. Per significati emotivi intendo qui, mi sembra in modo abbastanza non controverso, tutte le reazioni emotive che le parole o i discorsi provocano nel destinatario o nell'uditorio. Scusate, ho saltato una slide, era questa. Ovviamente, slars, insulti metaforici, come anche le immagini del resto, hanno un'altissima carica emotiva proprio a causa del loro veicolare contenuti non proposizionali e questo li rende difficili da bloccare, almeno per due motivi. Innanzitutto, non sempre la sfera emotiva in gioco è chiaramente definita. Questo potrebbe rendere difficile all'interlocutore in questione o al eh, destinatario dell'hate speech esprimere a parole cosa prova e quindi formulare un corretto counter speech al, eh, per il parlante che lo, ha, eh, che lo ha insultato. Inoltre, un atto linguistico d'odio può certamente essere bloccato nei suoi effetti locutivi. Ma ciò non toglie che esso possa provocare importanti effetti perlocutivi, anche permanenti, nel destinatario, che si trova così impossibilitato di nuovo a rispondere in modo adeguato. Efficaci sono a tal proposito le parole di eh, Laura Caponetto. Caponetto scusate. Si posso, posso ritrattare una proposta di matrimonio oppure un'offesa, ma questo non, non cancellerà il disappunto o la sofferenza che ho provocato nel destinatario. Anche su questo punto tornerò nelle conclusioni. Aggiungiamo per adesso una seconda considerazione preliminare. Chi decide di usare il blocking dovrebbe possibilmente avere delle competenze emotive appropriate che gli permettano di non farsi annientare dalla forza emotiva di certi discorsi d'odio che, che può subire. Andiamo quindi all'ultimo dei tre punti eh, che vi eh, propongo in questo intervento. Cosa succede quando i tentativi di blocking devono avere a che fare con posizionamenti ideologici? Per capire il punto, prendiamo ad esempio questo scenario proposto da Claudia Bianchi. A. dice: Obama è il primo presidente negro degli Stati Uniti. B. risponde: Usando negro dai per scontato che ci sia qualcosa di male nell'essere negro. Ora immaginiamo che A risponda, esatto, è proprio quello che penso. È chiaro che in questo caso il parlante sta usando il linguaggio per posizionarsi ideologicamente rispetto a una sfera di idee e di giudizi di valori. Ed esplicitare i contenuti impliciti, in questo caso, si potrebbe rivelare una mossa inutile, forse, in quanto è il soggetto stesso in questione che non ha nessuna difficoltà ad ammetterli. Basta leggere qualche tweet di personaggi pubblici per rendersi conto di quanto questo sia vero e pervasivo. Che fare allora? Come già notava Aristotele nell'Etica Nicomachea, spesso si ha la sensazione che in certi casi si possa intervenire solo con la forza e che il logos sia invece destinato al fallimento. Leggiamo nell'Etica Nicomachea, infatti, il logos, poi e l'insegnamento non hanno temo sempre la stessa efficacia su tutti. Infatti chi vive secondo passione non ascolterà un ragionamento che lo distolga da essa ed ogni caso non comprenderà Com'è possibile che chi si trova in questa disposizione si lasci persuadere a cambiare? In generale, la passione non sembra che ceda al logos, bensì alla forza. Se però vogliamo comunque fare un tentativo col logos, come poi di fatto Aristotele stesso ne propone: scusate, PowerPoint continua a saltare slide. Eh, è chiaro che intanto il blocking e in generale il eh, counter speech non si può limitare alla singola interazione puntuale. Del resto, i social media sono pieni di tentativi di criticare costruttivamente certe posizioni che terminano sempre in un buco nell'acqua. Allora è necessaria un'interazione prolungata che permetta di indagare le ragioni del posizionamento ideologico, ragioni che a volte possono essere ignote al soggetto stesso. Non dimentichiamo infatti che dietro opinioni e giudizi morali ci sono spesso automatismi, bias ed euristiche di cui non parlo perché, eh, per mancanza di tempo, ma anche perché in queste giornate eh, sono tornate spesso eh, sono state spesso oggetto di, di discussione il lavoro di smascheramento di questi automatismi, quindi, è esso stesso una pratica linguistica indispensabile per aiutare l'interlocutore, ma aggiungo io per inciso anche noi stessi a comprendere in pieno la portata di ciò che asseriamo. Proviamo quindi a iniziare a trarre alcune conclusioni. Sembrerebbe in definitiva che usare il blocking sia una scelta efficace a patto però che il parlante in questione possieda delle specifiche competenze che non siano solamente linguistiche, quindi competenze sul tipo di contenuti che il linguaggio può, può veicolare in modo sia implicito sia esplicito, ma anche più in generale sul ruolo che giocano le emozioni sue e degli altri, per intenderci l'intelligenza emotiva di cui parla eh, Goleman. E anche sul funzionamento di quel tipo di pensiero che, seguendo Mazzone, abbiamo chiamato pensiero ideologico e di cui nessuno, in fondo, può considerarsi immune. Mi sembra quindi eh, evidente. Scusate, di nuovo è saltata l'ultima slide. Il blocking, dicevo, sembra quindi evidente che il blocking rivela tutte le sue potenzialità quando esso è usato non come una tecnica isolata, ma come parte di un sistema organizzato di resistenza collettiva che si avvalga intanto dell'ausilio di corpi intermedi, prima di tutto le scuole, le università, e che mira a spostare l'obiettivo formativo dal singolo, cambio, dal singolo scambio comunicativo. Alle interazioni prolungate nel tempo. Solo questo, infatti, permetterebbe di contrastare i discorsi dell'odio nell'interezza della situazione di discorso totale, così come la definisce Austin, situazione in cui, si, eh, in cui questi discorsi di odio si inseriscono, e eh, tutto ciò permetterebbe di spostare l'interesse da un approccio puramente linguistico a uno che possiamo definire più ampiamente simbolico. Grazie e scusate per i disagi nella presentazione. Grazie, Emanuela, che è stata perfettamente nei tempi. La ringraziamo anche per questo. Eh, la, la prossima relazione è di Cristina Voto e Marco Viola dell'Università di Torino. La, il titolo della loro relazione è La sfiducia delle immagini ai, ai tempi del deepfake: un possibile vaccino contro il revenge porn. Grazie, la parola è vostra. Avete sempre 15 minuti. Grazie. Salve, buon pomeriggio. F5. Ci siamo, giusto? Siamo, se, eh, riuscite a vedere il PowerPoint? Possiamo avere un feedback? Sì, lo vediamo. Grazie, benissimo. Bene, allora iniziamo. Ecco, noi vorremmo iniziare questo nostro intervento da un fatto di cronaca che riguarda quello che comunemente viene definito eh, revenge porn o piuttosto e come preferiamo non consensual dissemination of intimate images, ovvero diffusione non consensuale di immagini intime. Ci interessa infatti discutere eh, la proprietà non solo da un punto di vista semantico, ma anche etico eh, dell'essere revenge porn dal momento che mh, usare la parola vendetta, ovvero la parola revenge Significa presupporre che le vittime abbiano commesso un danno originale per il quale debbano essere punite e poi che non si tratta in fin dei conti di pornografia dal momento che il materiale è materiale ad uso privato e non il prodotto di, un prodotto di intrattenimento iscritto dentro un genere eh, testuale. Scostarci quindi dall'idea di revenge porn permette l'emersione inoltre di una mh, genealogia precisa nelle pratiche di diffusione non consensuale di immagini e solo per citare un caso piuttosto conosciuto, ricordiamo quello a, a cui è stata soggetta Marilyn Monroe nel 1953, quando giovanissima realizza un servizio fotografico eh, nuda e no, esprime un, un, un mancato consenso per la pubblicazione delle immagini per il primo numero della rivista Playboy. La rivista non solo pubblica le immagini, ma ha una tiratura di 50.000 copie e inoltre le immagini sono tutt'oggi disponibili. Quindi così inquadrata la diffusione non consensuale di immagini eh, intime rende visibile una strategia violenta nella, nella gestione della consensualità di una testimonianza e questo è un po' il centro della nostra... Discussione. Sfatiamo infatti tutte quelle narrazioni deterministiche che fanno delle tecnologie digitali, uno strumento insomma promotore di questi reati, e crediamo piuttosto che eh, gli episodi di, diffus di diffusione non consensuale di immagini intime siano la base di una cultura patriarcale che ha molte espressioni sia offline che online. Per delimitare eh, l'osservazione di questa pratica, decidiamo quindi di analizzarla online nello specifico ai tempi dei deepfake, i tempi ovvero dove le manipolazioni sono i risultati di processi che riguardano sia l'intelligenza umana che l'intelligenza artificiale. In questa tensione eh, tra l'organico e l'artificiale ci interessa eh, osservare come le immagini intime diffuse non consensualmente simulano un'indessicalità, ovvero una connessione spazio-temporale, una qualche relazione di causa-effetto. L'obiettivo principale di questo nostro intervento è di fatti quello di riflettere sullo statuto delle immagini e sugli effetti di realtà che esse provo provocano in un'epoca in cui sperimentiamo un'insistenza sempre maggiore verso un effetto trasparente di restituzione del referente quando anche questo referente sia stato manipolato eh, digitalmente. Ai tempi dei deepfake crediamo infatti che un vaccino capace di contrastare la diffusione non consensuale di immagini intime non sia la condanna iconoclasta, quanto piuttosto l'accettazione della sfida a cui ci sottopongono queste tecnologie. Ovvero la loro diffusione potrebbe garantire una rinnovata sfiducia verso le immagini per liberarci della loro premessa di aprire finestre trasparenti sulla realtà. Forse ricorderete la vicenda di cui vediamo appunto alla prima pagina della Repubblica Napoli, è un fatto successo qualche mese fa, a marzo di quest'anno, e l'estratto che abbiamo scelto restituisce insomma tutti gli elementi che fanno uh, di questo fatto appunto un evento cracapricciante. Un ragazzo di 17 anni tappezza la città in cui risiede di immagini intime della sua ex compagna di 13 anni. La nostra intenzione di partire da questa vicenda sorge eh, dall'identificarla come sintomatica di una relazione che intratteniamo con le immagini, una relazione di estrema fiducia nella loro capacità testimoniale e in particolar modo con le immagini eh, intime, spesso lette come il limite affidabile della testimonialità, ovvero se le nudità di una persona sono rappresentate, siamo portati a credere che quella stessa persona abbia consensualmente permesso questo svelamento. La condanna di questo svelamento, quindi anzitutto morale, è spesso direzionata verso il genere femminile. Dal punto di vista quantitativo, eh, il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime assume le seguenti caratteristiche, e qui ne vediamo un estratto da permesso permessonegato.it, che è un osservatore di queste pratiche. Allora, se a gennaio del 2020 su Telegram erano presenti 17 gruppi o canali dedicati allo scambio uh, di immagini intime e non consensuali e si contavano poco più di un milione di utenti, si passa a maggio dello stesso anno a 29 gruppi e a più di 2 milioni di utenti per arrivare poi a novembre dell'anno scorso ha 89 canali e più di 6 milioni di utenti. E appunto, vi diciamo che sono i dati di questo osservatorio nazionale premesso negato.it. Quindi, alla luce di questi di questi, di questi fatti e di questi dati, vorremmo invitarvi a fare con noi un esperimento mentale il cui mh, contesto giustamente da ritracciarsi nel, nell'iconosfera nell di internet e più precisamente delle applicazioni che processano immagini. Ci interessa infatti un'app in particolare, DeepNude, un'app che sostituisce attraverso l'utilizzo di reti neurali antagoniste delle immagini contraffatte di nudità, sempre comunque femminili, Adeguandole alla corporatura del soggetto rappresentato nell'immagine, aggiungendo ombre, aggiustando le proporzioni. Le immagini prodotte attraverso eh, l'utilizzo di queste app sono una falsificazione per sé, dal momento che sono immagini generate artificialmente, montaggi, manipolazioni artificiali che fingono di essere foto. Mm, benché il creatore di questa app abbia l'abbia rapidamente resa indisponibile, diverse versioni mh, che circolano ancora sulla rete, non sono mh, non, cioè, è ancora fa possibile trovarne varie versioni. Allora, la sua esistenza, l'esistenza di questa app, desta però un certo timore nella giustizia. Anche perché non è chiaro se l'articolo 612 ter del codice penale introdotto nel 2019 per sanzionare giustamente il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime possa applicarsi anche ad immagini create almeno in parte attraverso la manipolazione digitale. Ma anche se si colmasse questa lacuna normativa, eh, permarrebbe il timore legato alla magnitudine di questo fenomeno. Di fatto, anche se le immagini contraffatte hanno una storia ben più lunga, no? Del, dei, dei, ben più antica, dei deep nude, prima di loro allora la loro produzione richiedeva una certa abilità tecnica, uno sforzo, possiamo parlare di un'operazione artigianale. Un'app invece come Deep Nude eh, permetterebbe di, 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 di produrre immagini non consensuali intime. Senza competenze, senza sforzo, in un modo che potremmo definire industriale. Quindi, se la produzione di immagini non consensuali intime diventa portata di click, la loro distribuzione rischia di diventare un problema di portata, di portata globale. E infatti, i dati che vi abbiamo citato dall'osservatorio sembrano, insomma, essere, eh, dare questa lettura. Tuttavia, nel resto di questa presentazione cercheremo di presentare uno scenario un po' più ottimista. Secondo cui proprio questa inflazione di immagini contraffatte potrebbe essere il, il vaccino che ne scongiura o perlomeno ne depotenzia gli effetti. Per inocularvi questo vaccino, prendiamo, ups, prendiamo a prestito, eh, facciamo prima una diagnosi di ciò che potrebbe funzionare quando noi vediamo delle immagini che sembrano fotografiche, prendendo a prestito una dicotomia piuttosto nota, una BCDA corsi di epistemologia della testimonianza, che trovate comodamente anche sulla Stanford Encyclopedia, cioè quella tra eh, non riduzionisti come Thomas Reed e riduzionisti come David Hume a proposito della testimonianza. Allora, per Thomas Reed, che era evidentemente una persona con grande fiducia nell'umanità, una testimone o un testimone T che asserisca uno stato di cose P, è come dire, in assenza di fatti ost ostativi, ci giustifica a credere P. Dunque, c'è l'onere della prova, del, sta a chi vuole dimostrare l'inaffidabilità o l'incompetenza del testimone, ma noi siamo ben disposti ad accogliere P, se qualcuno che non conosciamo ci dice P. Invece, stando sempre in Scozia, David Hume, che non a caso è considerato un grande scettico, eh, un, un grande esemplare dello, dello scetticismo filosofico pensa invece, è un riduzionista cioè crede che la testimonianza eh, vada, la fiducia nella testimonianza vada ridotta a qualche cosa di altro, quindi semplificando al massimo, se la stessa testimone T dice P a David Hume e David Hume non la conosce egli sarà, avrà una sorta di atteggiamento di epoche, dirà P, non lo so, vediamo le tue credenziali, e quindi servirà L'onere della prova starà a chi deve dimostrare che T è affidabile. Ora, a cosa ci serve questa dicotomia? A proiettare questo discorso nel, eh, nel caso analogo di quando una testimonianza viene data da una fotografia. Immaginiamo dunque che non sia una testimone un testimone umano, ma una fotografia ad asserire mh, uno stato di cose eh, P. Una fotografia, o meglio ancora un'immagine che sembra fotografica. Capiremo perché questo espediente in un attimino. Qual è il nostro, la nostra attitudine eh, tipicamente? Questa è una domanda descrittiva. Qual è l'atteggiamento che assumiamo quando vediamo delle fotografie? Siamo scettici umiani o ridiani? Beh, quando un'immagine si presenta come fo eh, fotografica, eh, Meshkin e Cohen, tra i due più importanti, che hanno contribuito, epistemologi dell'immagine, che hanno detto qualcosa su questo tema, ma non sono i soli, sono, uh, asseriscono con forza che noi crediamo le fotografie molto di più dei dipinti o di altre che uh, immagini opache, ok? E se non, uh, se non bastasse l'autorevolezza la, la, di Meshkin e Cohen uh, per sostenere che noi siamo come Reed dei, dei fiduciosi nelle fotografie, chiamiamo la stessa Deep Nude e i suoi uh, scabrosi eh, risultati a testimoniare perché dovete sapere che nella versione freeware di DeepNude, quando usciva, eh, c'era questo watermark, cioè c'era una dichiarazione esplicitata attraverso il logo del programma che l'immagine in oggetto è un'immagine eh, contraffatta. Che questo tipo di dichiarazione non sarebbe necessaria in un mondo dove siamo. Uh, Iumiani, umiani, ok? Perché noi di base diventeremo scettici, penseremo che un'immagine è contraffatta. Un'altra cosa ci dice Dip Nude ci dice della sua malafede: quando scopriamo che invece pagando 50 dollari o chissà quanto era, uh, le persone possono, uh, um, possono comprare un'immagine senza il, il watermark. Ora, uh, dunque. Dove siamo? Dove siamo? È, è verosimile che quello che interessa ai fruitori delle immagini di, uh, di fake um, di non consensuali non sia solo la proprietà estetica dell'immagine. Perché costoro andranno a cercare delle immagini contraffatte. Ma essi cercano ci sono siti. Purtroppo che abbiamo document che documenta il, il permesso annegato.it che cercano proprio Gente che si è proprio interessata a questo P, a questa situazione di intimità violata. Ok? Quindi sono interessati al tipo di esperienza che si fa nei confronti di un'immagine fotografica o che si ritiene fotografica. Mm. Ma eh, cosa, cosa? Quindi dipende dal potere testimoniale delle, delle immagini così contraffatto questo potere testimoniale però eh, di solito si regge sul fatto che certe immagini sembrano fotografie perché sono fotografie, ok? Quindi hanno una genesi di tipo indessicale. Noi sappiamo che hanno una genesi indessicale, sono state fatte in un dato momento, in una certa compresenza o contiguità spazio-temporale, con un processo causale non mediato o non troppo mediato da, dal fotografo, ok? E questo atteggiamento è iscritto in noi come un habit, direbbero i pragmatisti, come un, un modulo, direbbe forse Fodor. Ma questo non significa, e qui la chiave del nostro ribaltamento, della nostra controprofezia ottimista, che sia irreversibile. Prendete le parole di Kendall Walton. Questo che vi ho mostrato sembra una fotografia, ma in realtà è un self-portrait molto realistico dell'artista Chuck Close. Quando io vi ho detto, se ha ragione Walton, quando io vi ho detto che questa non era una fotografia, ma era un dipinto, voi ci siete rimasti un poco male. Avete pensato di essere un po' meno in intimità, dice Walton, e io concordo, con Chuck Close nel sapere che. Questa non è una cosa prodotta in modo così indessicale come una fotografia. Allo stesso modo, aggiunge sotto, e noi cooptiamo volentieri questa citazione del, del, del paper seminale di Walton sullo statuto della fotografia. Se un dipinto è un nudo e voi siete imbarazzati da vedere un mio dipinto realisticissimo nudo e poi vi dico: no, ma non è una fotografia, è un dipinto forse il vostro imbarazzo sarà un po' stemperato, vi auguro di, di non avere questa esperienza uh, uh, creepy con, uh, con me, ma ecco, c'è da pensare che se vale questa riduzione dell'imbarazzo, parimenti coloro che non provano imbarazzo, bensì eccitazione, potrebbero vedersi la festa rovinata, ok, dallo scoprire o, o, uh, che un'immagine non è una fotografia, ma finge solo di essere tale. Ma c'è di più, perché l'effetto di scetticismo si estenderebbe non solo agli effettivi, alle foto che sono effettivamente, alle finte foto, ecco, ma anche alle altre immagini. Noi ora silenzieremo a... il finto Obama, questo video è un video molto famoso che viene utilizzato per sensibilizzare le persone sui rischi dei deep fake e che viene invocato a più voci da questo bell'articolo di Epistemologia mm -hmm. su Philosophy and Technology di Don Follis, che è uscito l'anno scorso, dove lui sostanzialmente dice cavoli, eh, se, i, se il mondo sarà pieno di fake videos allora ci sarà un ambiente epistemico ostile e noi avremo meno informazioni anche dai video reali perché i video reali, ok, ma si può estendere il discorso anche alle fotografie sarà, avremo meno inclinazione a fidarci di essi quindi lui sottoscrive la nostra analisi che sia possibile diventare yumiani nei confronti dei, dei materiali audiovisivi e quello che per lui è la minaccia di un ambiente epistemico ostile, a noi sembra la chiave per ribaltare il, il nostro atteggiamento eh, ridiano e passare a quello che definiamo come un sano scetticismo, che in un certo senso, noi speriamo, detto in termini poco filosofici ma spero pregnanti, rovini un po' le uova nel paniere a chi... Va in giro a cercare delle immagini di nudi a cui, eh, come dire, cercando di essere compartecipe di un'intimità a cui non è stata invitata. È invitato. E noi ci, ci permettiamo di fare in questa controprofezia un, un, un auspicio finale: ad auspicare che le tecnologie, ok, in un contesto epistemico stile come quello che deci, descrive Fallis, e eh, dove dunque per mandare un'immagine di nudo mia devo effettivamente fare un qualche cosa di più per provare che. Non è contraffatta. Ecco, ci auspichiamo che gli ingegneri siano sufficientemente accorti e dialoganti con i filosofi da fare sì che questo di più sia un sigillo di consenso. Così che tutto sommato, quando si ricevono delle immagini, consent, consent is, sexy. is sexy. That's it. Grazie Cristina e grazie Marco per la vostra presentazione e anche di nuovo per la vostra, per la vostra sintesi. Eh, la nostra prossima relatrice è Laura Caponetto dell'Università San Raffaele di Milano. Eh, il titolo in italiano del suo intervento è Autorità e accomodamento. Grazie Laura. Prego. Grazie Claudia, eh, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, in questo eh, quarto d'ora eh, cercheremo di indagare il ruolo che l'autorità svolge nel compimento di certi atti linguistici e di capire come sia possibile acquisire autorità, ehm, diciamo sul momento. Eh, e allora. Come è chiaro, eh, molti parlanti, o perlomeno alcuni parlanti, godono di autorità in virtù eh, del, del ruolo istituzionale che occupano. Così è in virtù del, dell'incarico politico che ricopre e che Mario Draghi gode dell'autorità eh, necessaria, per esempio, per dichiarare un lockdown nazionale. Ecco, fin qui nulla di nuovo. Eh, ma eh, l'autorità si dice in molti modi e accanto a forme di autorità formale o istituzionale vi sono forme di autorità. Informale di cui parlanti godono non tramite investitura, ma eh, tramite la tacita condiscendenza degli astanti. Ecco per capire di cosa stiamo parlando, eh, si prende in considerazione lo scenario che segue: un gruppetto di amici progetta di fare un viaggio in barca, ma la discussione. La situazione gira vuoto, non si riesce a definire dove andare, quando e così via. Alla fine Adriana prende in mano la situazione e decide per tutti. Andiamo alle Canarie, noleggiamo un 34 piedi, comincia anche a dare ordini al resto del gruppo. Marco fai così e cos'ha, Carla compra la guida nautica e con nessuno obietta tutti eseguono i compiti loro assegnati. In questa eh, scenetta, eh, appunto, Adriana agisce come se fosse l'autorità per ordinare questo e quello ai suoi amici e finisce, almeno in certa misura, per acquisire quell'autorità grazie alla condiscendenza degli altri. Eh, chiaramente l'autorità così acquisita non è di tipo formale, notate inoltre che non è un'autorità prestabilita, noi per assunzione ehm, ehm, abbiamo eh, stabilito che Adriana fosse eh, all'inizio della conversazione una pari tra pari, che sia autorità sugli altri. Tuttavia durante la conversazione Adriana sembra acquisire una sorta di autorità sugli eh, che appunto le consente di, di ordinare. Eh, Questa autorità è acquisita, sostiene eh, Relanton in una serie di articoli piuttosto recenti, mediante un processo ehm, simile all'accomodamento presupposizionale. Ci torniamo tra un attimo. L'obiettivo in questo intervento è quello di gestire... C'è sul meccanismo inverso. La tesi che intendo sostenere è che talvolta i parlanti agiscano come se altri avessero autorità su di loro e così facendo rischiano di cedere a terzi porzioni della propria autorità. Inizieremo um, con una rapidissima esposizione delle teorie di Lewis e Austin che costituiscono i pilastri portanti eh, della proposta di Lanton vedremo poi che, così come certi atti linguistici presuppongono che il parlante abbia autorità, altri presuppongono invece che il destinatario abbia autorità sul parlante, e infine accenderemo i riflettori sul rovescio della medaglia, così come è possibile acquisire per se stessi autorità mediante accomodamento, è possibile tramite lo stesso meccanismo conferire ad altre autorità su di noi. E allora, pilastro teorico. Eh, la teoria dell'accomodamento di Lewis, che per eh, comodità espositiva riassumerò qui facendo riferimento alla nozione stolnakeriana di Common Ground. Tutti sapete che è una presupposizione, un contenuto dato per scontato, trattato come già noto a tutti i partecipanti alla conversazione. E allora immaginiamo di riavvolgere il nastro. Questo mio intervento non è ancora cominciato, io sono Enrico accedo all'aula virtuale e vi dico scusate il ritardo ho dovuto portare il mio gatto dal veterinario presupponendo così di avere un gatto voi chiaramente non sapevate che ho un gatto eh, rigor di termini il mio enunciato dovrebbe essere inappropriato una mossa conversazionale fallimentare invece non lo è perché? Perché con Ground come sapete l'insieme degli assunti condivisi tra parlante e destinatario è possibile quando un parlante dice qualcosa che attiva una presupposizione nuova o informativa, il Common Ground la accomoda. Faccio e posto al suo interno per la presupposizione mancante affinché la conversazione possa proseguire senza intoppi, come se quella presupposizione avesse già fatto parte degli assunti condivisi. Secondo pilastro teorico, teoria dell'illocuzione di Austin. Come è noto, eh, la nozione di illocuzione cattura la dimensione performativa del linguaggio, ciò che facciamo con le parole. Ora, nel framework austiniano, gli atti illocutori hanno condizioni di felicità o buona riuscita. Alcune di queste condizioni sono assimilabili a presupposizioni. Scrive Austin che nell'enunciare le condizioni di felicità di un certo atto, in particolare, Austin fa riferimento. Alle condizioni che hanno a che fare con l'appropriatezza di persone e circostanze, noi potremmo usare la formula presupporre. Qui cito, potremmo dire che la formula sì presuppone molte cose, se queste non sono soddisfatte, la formula è invece. nulla. E allora la formula sì proferita in risposta all'interrogazione. Ehm, siete posti a navarvi e onorarvi per tutta la vita, eh, presuppone chiaramente molte cose. Presuppone, per esempio, che chi la proferisce non sia già sposato, che eh, il, il celebrante sia un ministro autorizzato e così via. Ora, se queste presupposizioni, che chiamo illocutorie, perché sono agganciate alla forza dell'enunciato e non al contenuto proposizionale, eh, se queste presupposizioni, dicevo, non sono soddisfatte, l'atto illocutorio si risolve in un colpo a vuoto, fallisce. Ora, qui lo snodo chiave. Se alcune condizioni di felicità sono assimilabili a presupposizioni, allora, in linea di principio, deve essere possibile accomodarle. L'Anton, appunto, ha sostenuto che sia effettivamente così per la condizione di autorità. Ritorniamo dunque all'esempio del viaggio in barca. Come dicevamo, eh, la discussione gira a vuoto finché Adriana decide per tutti e comincia a ordinare agli altri cosa fare. L'ordine è un atto autoritativo, cioè eh, un atto eh, felice solo se il parlante gode di autorità sull'ascoltatore. Quindi, impartendo ordine, Adriana presuppone, nel senso illocutorio di presupporre, di avere eh, autorità sugli altri. Questa presupposizione, lo dicevamo per assunzione all'inizio della conversazione non è parte del common ground, Adriana è una pari, tra pari. La presupposizione d'autorità verrà però prontamente accomodata, a patto che nessuno obietti. Nel nostro scenario nessuno obietta e Adriana acquisisce dunque l'autorità che le serve per ordinare. L'autorità che Adriana non aveva e viene a esistere. Ora, a seguire Uh, accettare una presupposizione eh, tipicamente non la rende vera. Se io presuppongo di avere un gatto quando non è, non è così, il fatto che voi accettiate il contenuto in questione, Laura ha un gatto, non fa sì che magicamente io diventi padrona di un gatto, ma accettare una presupposizione di autorità può... La vera. E questo perché sottolinea Langton l'accettazione costituita dell'autorità. Diremmo che l'autorità dipende ontologicamente dall'accettazione o riconoscimento da parte di eh, certi attori sociali. Ok, notate che Langton concentra l'attenzione su atti linguistici direttivi come gli ordini o i comandi e che dirigono per l'appunto la dell'interlocutore mediante l'introduzione di obblighi questi atti necessitano che il parlante abbia una certa autorità sul destinatario ma vi sono anche atti direttivi e che pur dando ragioni per agire non introducono obblighi eh, questi direttivi, per esempio le richieste, gli inviti, le proposte, eh, non presuppongono che il parlante ha, anzi alcuni di questi presuppongono che il destinatario goda di autorità sul parlante. E un esempio paradigmatico sono le richieste di permesso. Quindi immaginate che vostro figlio eh, vi chieda posso stare fuori fino a mezzanotte stasera? La richiesta di vostro figlio costituisce un tentativo di far sì che voi gli accordiate un permesso affinché egli possa fare qualcosa che non avrebbe diritto di fare altrimenti. Eh, ora, ehm, la richiesta in questo specifico caso è felice perché, perché voi godete di autorità genitoriale. Eh, su vostro figlio perché voi ave eh, avete potere decisionale circa il suo coprifuoco la stessa richiesta rivolta a un fratello minore e non sarebbe ugualmente felice dunque la condizione di felicità della richiesta di permesso è l'autorità del destinatario chi chiede il permesso di fare qualcosa presuppone che il destinatario abbia autorità sull'attività in oggetto, un'autorità che chi avanza la richiesta non possiede. E allora la domanda da porci è, l'autorità del destinatario può essere accomodata come l'autorità del parlante? Bene, la risposta io ritengo sia sì, e a fini illustrativi diamo un ulteriore esempio. Siamo a New York negli anni Sessanta. Pete e Gina sono una coppia sposata con tre figli. Uh, prima di sposarsi, Gina recitava a teatro. John mi ha parlato di un'audizione per l'Amleto. Ci ho pensato tanto, vorrei proprio andare. Posso? chiede un giorno Gina a Pete. Dopo un breve scambio in cui Gina precisa che sua madre potrebbe tenere i bambini, che comunque non è affatto detto che otterrà la parte, Pitt acconsente, seppur contro moglie, la richiesta. Ecco, è qui chiaro che Pitt non ha alcun diritto, né morale né legale, di concedere o negare alla moglie il permesso per partecipare all'audizione e più in generale per eh, tornare a, a lavorare. E tuttavia, la richiesta di che è formulata come una richiesta di permesso, vorrei andare, posso. Eh, presuppone che Pitt abbia quel diritto, che Pitt abbia autorità di fatto su di lei. Un'autorità che sostengo Pitt può acquisire sul momento, lì per lì, per accomodamento, semplicemente stando al gioco. E allora l'accomodamento è un processo di assimilazione common ground di presupposizioni informative. Un processo che agisce in automatico, senza clamore alcuno, ma solo a patto che nessuno obietti. Quindi immaginate che Claudia mi abbia sentito innumerevoli volte dire che odio i gatti. Bene, in un contesto sì fatto, eh, Claudia potrebbe, sentendomi proferire uno, intervenire, è verosimile che intervenga, dicendo qualcosa del tipo, ehi, frena, che gatto, non fai altro che dire che odi i gatti citando e mettendo in discussione la presupposizione attivata dal mio proferimento, Claudia ne blocca l'accomodamento, impedisce cioè che quella presupposizione entri di default nel common ground tra gli assunti condivisi. Le presupposizioni di autorità possono essere bloccate allo stesso modo. Quindi qualcuno degli amici di Adriana, ricordate l'organizzatrice in barca, avrebbe potuto intervenire, sarebbe potuto intervenire dicendo qualcosa del tipo eh, «Scegli dal piedistallo, Adriana, si decide democraticamente qui». E in modo analogo Pete avrebbe potuto rispondere alla richiesta di permesso di Gina dicendo qualcosa del tipo «La decisione è tua, Gina, non hai bisogno del mio permesso», bloccando così il processo di acquisizione o meglio diremmo di trasferimento di autorità innescata alla richiesta di permesso della moglie. Dunque, nel caso del viaggio in barca che è modellato su tutta una serie di scenari immaginati da Langton, il processo di acquisizione di autorità interessa il parlante, nel caso invece di Pete e Gina da me proposto, quel processo interessa il destinatario. Nell'un caso il destinatario rischia di vedere la propria autorità contraria, nell'altro invece il... al destinatario è data un'opportunità per espanderne il raggio d'azione. Quindi se gli amici di Adriana non obiettano, beh, gli amici di Adriana vedranno la propria autorità ridimensionarsi, perderanno almeno in certa misura potere decisionale su alcuni dettagli del viaggio. Diversamente sanno le cose nel caso di, di Pitt e Gina. Se Pitt non obietta, beh, Pitt vedrà la propria autorità espandersi e gli acquisirà l'autorità necessaria per controllare certi aspetti della condotta della moglie. Gli amici di Adriana devono avere il coraggio di intervenire. È chiaro che eh, non serve grande coraggio per tenere testa un'amica prepotente, ma eh, sostituire. La, la, la combriccola di amici con una banda criminale e Adriana con l'aspirante leader della banda. Ecco, intervenire in quel contesto può richiedere parecchio fegato. Pete deve invece avere l'integrità morale di intervenire, di ammettere che lui non ha l'autorità per decidere cosa la moglie possa o non possa fare. E Ricapitolando. Eh, alcuni autori e autrici, in primis Relangton, hanno recentemente sostenuto che i parlanti possano acquisire autorità per accomodamento, grazie al silenzio, obiettando, che ascolta può, può bloccare il processo. Io ho qui sostenuto che quello stesso meccanismo possa essere usato per conferire più o meno consapevolmente autorità al destinatario il quale può in certi contesti diremmo dovrebbe intervenire e bloccare il processo anche se così facendo egli remerebbe contro di sé per così dire e quando qualcuno quando chi parla presuppone indebitamente che l'altro ehm, abbia autorità su di sé obiettare equivale a rifiutare l'opportunità di acquisire quell'autorità L'esempio di uh, Pittegina mostra inoltre come il meccanismo individuato abbia implicazioni di natura morale e sociale rilevanti. Eh, norme, aspettative di genere eh, prescrivono alle donne di darsi deferenti nei confronti degli uomini. Confron conformarsi, conformare il proprio comportamento a quelle norme, a quelle aspettative, per esempio chiedere il permesso quando ciò non è necessario, eh, può voler dire conferire ad alcuni uomini un'autorità che in certi contesti non avrebbero altrimenti. Chiaramente le relazioni, l'indagine delle relazioni tra norme di genere e accomodare l'autorità è un'indagine che non ho qui avuto modo né tempo di eh, condurre che segnalo come eh, prospettiva di ricerca futura. Ok, questo concluso e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Laura, anche a te, sia per la relazione sia per i tempi. L'ultima nostra relazione è, eh, verrà. Qua. è di Sabrina Sebastiana Sansone dell'Università del, di Catania. Il titolo della, della sua relazione è Apprendimento sociale, un approccio socio-cognitivo alla reputazione. Sabrina. Eh, Vai, come tutto. sempre. 15 Grazie. Buonasera a tutti. Um, ho un piccolo cambiamento, nel senso che quando uh, avevo appunto presentato l'abstract ero all'inizio della, della mia ricerca perché sono una dottoranda, e, um, diciamo che l'obiettivo si è un attimino spostato verso quello che è il ruolo delle emozioni, uh, condivido appunto lo schermo, il ruolo delle, delle emozioni nella uh, reputazione uh, aziendale. Uh, vedete lo schermo? Sì, lo eh, vediamo. Ok, eh, quindi la, la relazione diciamo, verterà principalmente su questo e si tratta uh, di, una, di una riflessione appunto sul ruolo delle emozioni nella costruzione della reputazione aziendale, che è un tema su cui ancora sto lavorando, quindi è un work in progress e che parte della ricerca di, di dottorato, che è incentrata sullo studio della web corporate reputation. Um, in particolare, um, una sorta appunto di uh, background, uh, l'interesse delle aziende per, per le emozioni è un aspetto. Che è attualmente indagato in relazione a due componenti principali, ossia quella che è la rilevazione della generale attitudine eh, degli stakeholder verso uno specifico prodotto o servizio attraverso la rilevazione diciamo, di, una, di un sentimento molto generico e l'implementazione di processi di neuromarketing che sono orientati a scopi puramente commerciali. Quindi, um, quello appunto su cui vorrei un po' eh, ragionare con voi oggi sono ancora delle, delle questioni che, um, su cui occorrerebbe fare maggiore luce e che um, riguardano quale sia, nello specifico, l'implicazione delle, delle emozioni nella costruzione e nella definizione della corporate reputation e come la sollecitazione della sfera emotiva degli stakeholder possa influire nella uh, costruzione anche qui della reputazione delle, delle stesse aziende e vorrei cercare quindi di fare mh, maggiore chiarezza e luce ehm, riguardante in queste questioni attraverso eh, una prima chiarificazione del concetto di, di corporate reputation e proseguire poi con una analisi valutativa della modalità con cui le emozioni emergono all'interno di due contesti specifici specifici nello in particolare appunto nello storytelling aziendale quindi negli schemi narrativi con cui le aziende si raccontano e ehm, nell'ambito dei dei contenuti condivisi dagli utenti sul web, quindi degli, degli user generated content. Però mh, prima di tutto, appunto, vorrei partire uh, in, primo, in primo luogo con una definizione molto nota di corporate reputation, quella probabilmente maggiormente accettata all'interno di questo quadro di studi molto frammentato, che è quella di, dello studioso di reputazione Fombrun, che appunto la definisce come la rappresentazione percettiva delle azioni passate e delle prospettive future di un'azienda, eh, che ne definisce il grado di attrattività nei confronti degli stakeholder. Quindi la definizione che Fonrun fa di, uh, della reputazione aziendale della corporate reputation suggerisce uh, due aspetti rilevanti, due aspetti chiave. Che chiamano in causa, seppur implicitamente, quella che è l'importanza della, della sfera emotiva all'interno del contesto della corporate reputation. E il primo elemento è quello della rappresentazione percettiva, e si fa riferimento alla rappresentazione degli stakeholder che consente l'innesco dei loro giudizi valutativi e che ehm, fa emergere all'interno di questo contesto la componente emotiva ehm, attraverso appunto la percezione dei segnali che sono inviati ehm, da parte dell'azienda e le emozioni intervengono sulla decodifica degli stessi segnali attraverso cui poi si formano appunto i giudizi reputazionali. Il secondo elemento eh, su cui appunto voglio soffermarmi eh, nell'ambito nell della definizione è quello dell'attrattività che... Ehm, fa appunto riferimento al legame emotivo che si stabilisce tra l'azienda e i suoi stakeholder e ehm, che in particolare ehm, avviene grazie a quattro eh, elementi che sono appunto la fiducia, la stima, l'ammirazione ehm, che viene appunto ehm, che viene suscitata nei confronti dell'azienda, finalizzata ovviamente a quella che è la, la, la generazione di un atteggiamento positivo nei confronti della stessa azienda. Non a caso, questi quattro elementi costituiscono ehm, il cuore pulsante di uno dei più noti indici di misurazione della corporate reputation e che verte proprio sull'analisi di, uh, di stima di, um, de, de, dei quattro, comunque, appunto, elementi che sono, che sono stati appunto elencati e che um, sono utili nell'ottica della valutazione proprio di una più generale attitudine emotiva eh, manifestata appunto nei confronti della realtà aziendale, per cui già attraverso la stessa definizione è possibile mh, comprendere come facendo leva sulla componente emotiva degli stakeholder uh, le aziende riescano a stabilire una connessione a lungo termine e attraverso questa connessione a lungo termine è possibile uh, generare consolidare una reputazione o generare comunque una reputazione positiva da parte appunto della, delle aziende stesse un secondo eh, elemento ehm, che appunto voglio, eh, su cui voglio appunto riflettere eh, per cercare di capire effettivamente il ruolo di, de, delle emozioni e l'importanza per, per la corporate reputation è lo storytelling aziendale, che eh, è fra una delle modalità con cui eh, si tenta di far leva proprio sulle emozioni della, de, degli stakeholder, in questo caso della specifica fetta di consumatori. Eh, cui appunto l'azienda si rivolge e eh, che ehm, appunto costituisce, cioè attraverso appunto gli schemi narrativi mediante cui l'azienda si racconta, si può parlare sulla, sulla componente emotiva. Innanzitutto, mh, questo risulta chiaro già dalla definizione che eh, dà di storytelling aziendale il sociologo Fontana, eh, appunto che mh, sottolinea come fare, fare storytelling significhi Um, creare rappresentazioni percettive di un brand, di un prodotto, di un servizio, tali da emozionare il pubblico e stabilire con esso delle reazioni. Mm, con lo storytelling quindi è ovvio che l'azienda si racconta al proprio pubblico e lo fa attraverso una narrazione che mira ad influenzare la percezione della sua identità e dei suoi valori. E um, occorre tenere presente, e qui nuovamente appunto ritorniamo sulla parola chiave percezione, occorre tenere presente che il racconto non è solo quello che eh, diciamo, fa l'azienda, ma è anche e soprattutto, aggiungerei, quello che viene percepito dal pubblico attraverso proprio la decodifica eh, dei segnali che sono disseminati durante la narrazione. E qui appunto emergono le emozioni come, come aspetto importante, poiché attraverso appunto, cioè influendo nella, nella decodifica di questi segnali, um, fanno leva appunto su quella sfera che è importante poi per, per la reputazione. E um, allo scopo di, di raggiungere quindi l'efficacia um, auspicata e soprattutto di um, determinare quella che è la memorizzazione delle, delle storie attraverso cui l'azienda si racconta e quindi si descrive, um, si pongono, si pone attenzione a um, questi quattro elementi appunto fondamentali che sono il purpose, cioè appunto l'obiettivo dello storytelling che è la diffusione del modo um, più efficace possibile con cui um, il messaggio appunto deve emergere nella narrazione, um, con people appunto il pubblico, quindi um, gli stakeholder e ripeto appunto veramente quella che è eh, la, la fetta di consumatori sul quale intende, sulla quale si intende fare leva e um, appunto anche um, l'allusion la con cui um, si, si tende a fare leva su quella che è appunto la capacità di uh, suscitare no, comunque di, di fare leva su quello che è il ricordo della storia narrata uh, e soprattutto l'elemento più, più importante è l'appeal l'appeal emotivo che um, deve trasmettere appunto quegli stimoli emozionali attraverso cui si generano quei sentimenti e, le, e quelle emozioni che consentono ai consumatori in questo caso di identificarsi um, in quella storia e, e quindi comunque eh, suscitare anche in questo caso una, eh, una, reputazione, positiva, una, sì, una reputazione positiva per l'azienda. E in particolare uh, una forma di narrazione con cui mh, si è cercato di uh, fare leva, soprattutto nell'ultimo nell periodo, negli ultimi anni, ma in particolare comunque appunto nell'ultimo anno, um, e con, con la quale si tenta di generare una, un forte appeal emotivo, è la partecipazione degli stessi consumatori allo storytelling. La pandemia sicuramente eh, è stata appunto complice di questo nuovo modo di guardare eh, allo storytelling aziendale e ha accelerato il cambiamento eh, nei, bisogni, nei bisogni narrativi eh, dei, dei consumatori che sono sempre più alla ricerca di un, di un maggiore coinvolgimento e di una nuova forma di connessione che si è resa necessaria da quella che è appunto la, la distanza fisica dettata appunto dalla, dalla quarantena o comunque dalla, dalla pandemia stessa. E questo bisogno si è tradotto in una strategia molto chiara che mette in risalto il ruolo del consumatore. Che mh, anche nello storytelling aziendale, ma poi appunto come vedremo più avanti, soprattutto uh, nelle reti sociali digitali, nei social media, diventa prosumer, quindi diventa non soltanto consumatore, ma anche produttore um, attivo, consumatore attivo in questo caso, uh, all'interno della narrazione. E qui appunto um, riporto due, due esempi che uh, sono la campagna pubblicitaria di Baudi um, nel periodo appunto Pasquale e la campagna di, di Vodafone. Ehm, che appunto sono, sono state presentate durante quello che era il periodo della pandemia. Nel caso per esempio della campagna di Bauli, ehm, dei suoi spot pubblicitari, la narrazione che l'azienda appunto presenta, è, mh, che appunto intitola con hashtag Pasqua con i tuoi, è proprio pensata con l'obiettivo di dare spazio ai video realizzati che poi sono stati ehm, condivisi sulla piattaforma di, di Instagram da parte degli stessi utenti, ehm, consentendo loro di esprimere Diversi in prima persona, facendo ovviamente appunto uh, gli, gli auguri ai propri cari. Ma in questo caso ciò che viene messa in evidenza è proprio l'importanza del loro contributo come protagonisti. E quindi già questo, questo stesso elemento, um, come dire, fa leva sulla, sulla, sì, sulla loro sfera emotiva e. Um, Contribuisce alla costruzione di una reputazione positiva de, degli stakeholders per Bauli. E lo stesso appunto avviene con lo storytelling e con lo schema appunto che viene adottato da, da Vodafone, che um, nella sua, um, nel, nel suo spot pubblicitario Together eh, incentra, cioè è incentrato appunto sulla possibilità di comunicare, di condividere la propria, comunità, la propria quotidianità, il proprio lavoro, um, seppure in una condizione di distanza fisica. Anche qui appunto lo schema narrativo enfatizza il messaggio di fondo, ovvero... Il restare uniti ma lo fa con il coinvolgimento attivo dei, dei consumatori e che appunto eh, hanno, hanno avuto la possibilità di condividere brevi momenti delle, delle loro giornate trascorse in casa divenendo però protagonista appunto della, dello spot e quindi qui il comune denominatore di questi questi sono due esempi ma ce ne sono appunto molti altri ehm, di questa nuova far, forma di narrazione delle aziende che è dato proprio dal ruolo di rilievo che viene affidato ai prosumers e che è pensato per dar vita ad una interazione, ad una comunicazione che diventa cross mediale e che fa passare in secondo piano eh, il tono a voice dell'azienda, che però ne guadagna in, in reputazione. E di fatti questa è una forma di narrazione sicuramente meno autocelebrativa per la stessa azienda rispetto al passato, ma che è in grado di ehm, dar vita a un legame più forte con il proprio pubblico e eh, attraverso proprio le emozioni positive che sono generate nei prosumer, ma soprattutto dai prosumer in questo caso. E ne emerge quindi uno schema narrativo che diventa una, un mezzo di engagement molto efficace, influenzando nella maggior parte le, le aziende coinvolte. L'ultimo punto eh, che... Ehm... Questo era una slide che avrei dovuto proiettare prima, scusatemi. L'ultimo punto che, mh, vorrei, che vorrei appunto affrontare sono le emozioni uh, sul web, quindi uh, il ruolo delle emozioni nei contenuti condivisi dal web, negli user generated content e degli effetti che ne derivano per la reputazione delle aziende coinvolte. Um, diciamo che ho voluto partire da questa definizione, di, uh, dalle parole che sono state pronunciate appunto dal project manager di, di Google, uh, che appunto dice che sottolinea come l'identità eh, online e fa riferimento ovviamente appunto all'identità aziendale in primo luogo è determinata non solo da ciò che viene reso pubblico dalla stessa azienda ma anche da ciò che gli altri rendono pubblico in merito all'azienda stessa e che sia appunto una menzione eh, all'interno di un blog eh, oppure il tag di una foto o eh, la, la risposta al, all'aggiornamento di uno stato pubblico e da queste parole ciò che eh, emerge in maniera appunto molto chiara è sicuramente la voce altrui, anche una, ancora una volta quella dei consumatori che diventano produttori di contenuti e che ehm, fanno emergere come questo sia un, un fattore chiave nella percezione dell'azienda sul web. Questo aspetto diventa maggiormente rilevante quando dai contenuti, dai user generated content, traspare lo stato emotivo degli stessi utenti consumatori e questo è un punto che viene confermato anche nell'ambito delle scienze sociali e psicologiche. Berger, per esempio sostiene che le informazioni che stimolano la serie emotiva di Rosal determinano una maggiore probabilità di condivisione attraverso eh, le reti sociali umane, nelle reti sociali umane. In sostanza è come se la semplice attivazione di diciamo, tutti quei processi del sistema nervoso autonomo fosse un motore, un motore alla condivisione eh, sociale. Pensando a, a questa a prospettiva, quindi a quelle che sono le scoperte appunto di Berger, um, e provando um, a, a pensare uh, all'applicazione di questo principio alle reti sociali che popolano la realtà digitale, potremmo dire che i contenuti caratterizzati da emozioni ad alto livello di Rosal producono sicuramente un aumento del livello di sharing del contenuto stesso e allo stesso tempo una maggiore probabilità di influenzare l'attitudine di altri soggetti in merito all'argomento di discussione in merito al topic discussion. È come se si ottenesse una forma di contagio delle emozioni che sfruttando proprio appunto questo aspetto, quello delle emozioni, dell'aspetto emotivo delle opinioni sul web, sia in grado di generare un umore globale che eh, diventa appunto anche qui un mezzo di engagement per i potenziali consumatori e ehm, delle, con importanti ripercussioni per uh, l'azienda la, coinvolta, per la reputazione dell'azienda coinvolta. Qui appunto c'è un, un breve esempio della pubblicità dell'ultimo profumo uscito in casa di Orr, in cui um, si mette in evidenza e si mette in quello che è il rischio reputazionale per le aziende per una forma di contagio innescato da un commento negativo. Difatti um, è tratta da, una, da un noto social network e um, salta. Tutto, um, viene messa appunto in evidenza uh, la percezione emozionale data dall'avverbio dall uh, disappointing, utilizza di, 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 di appunto la uh, disappointingly um, appunto l'utente, um, e un commento negativo dell'utente proprio legato ad una percezione emozionale che um, rischia di influenzare negativamente anche la percezione degli altri consumatori e di, di, di compromettere la reputazione dell'azienda stessa. Quindi mh, le emozioni agiscono influenzando il modo in cui le informazioni vengono raccolte, archivate e poi utilizzate per formulare um, particolari attribuzioni o giudizi di reputazione, modellando l'elaborazione e la diffusione di informazioni che risultano centrali nella definizione della, web, della corporate reputation. L'ultimo elemento che è una conclusione ma lascia intendere come ci siano ancora diciamo, diverse questioni aperte tra cui eh, quella eh, soprattutto appunto della, di un'analisi linguistica di questo, di questo fenomeno ehm, riguarda appunto mh, delle... Ehm, cioè, sicuramente risulta ragionevole affermare che le emozioni abbiano delle implicazioni non trascurabili ma sia dal punto di vista teorico che manageriale sarebbe auspicabile indagare in maniera più puntuale appunto il ruolo del linguaggio nella trasmissione dei contenuti e nella sollecitazione delle risposte emotive degli stakeholder. Per cui vi risulterebbe utile mh, indagare e domandarsi su quale tipologia di analisi linguistica potrebbe eh, aiutare le aziende a migliorare la propria reputazione, o su come nei contenuti condivisi dagli utenti sul web l'utilizzo di specifici espedienti linguistici, quindi mh, verbi modali. Pronomi, altre forme lessicali eh, potrebbe contribuire a creare un maggiore engagement nelle, nelle reti digitali nei social network e appunto se questo elemento potrebbe aiutare a uh, capire effettivamente eh, come avviene il contagio delle, delle emozioni. Io mh, ho terminato, vi ringrazio per, per l'ascolto. Grazie Sabrina ancora tutti i nostri relatori che sono stati nei tempi. Abbiamo eh, una mezz'oretta per, per il dibattito, quindi vi chiederei di mano se riuscite, io non riuscivo, quindi questa, questa, diciamo, questa possibilità non è data a tutti. E, se no scrivete in chat se volete fare una domanda e, e io vi do la parola. E se nemmeno questa cosa funziona, accendete il video e parlate perché è una piaggia in questi sì, casi. Non ho capito una cosa fondamentale. Stiamo andando in ordine o stiamo. No, ciascuno non c'è ordine, quindi questa è una caratteristica di questi convegni in cui il dibattito è globale. Quindi domande per chi volete e anche domande multiple, nel senso che una stessa persona può fare più domande a più relatori. di tempo per allora Bianca ha una domanda per Emanuela eh... Campisi prego grazie grazie mille un intervento veramente interessante e um, mi ha colpito una cosa dell'inizio uh, quando si diceva si sottolineava come um, il, um, il il blocking um, avesse delle caratteristiche che mi sembrava eh, tu opponessi al conflitto. Quindi a un certo punto dicevi senza entrare, senza che questa cosa sfoci nel conflitto. E questa cosa mi ha incuriosito perché eh, e insieme a Laura Caponetto stiamo lavorando a, a mh, mh, diciamo, individuare delle forme di counter speech che siano meno conflittuali del blocking. Quindi in realtà noi Consice, proviamo a vedere l'elemento non cooperativo del blocking, no? di qualcuno che blocca letteralmente il flusso naturale della conversazione, si rifiuta di accettare una serie di presupposti che vengono presentati come da dare per scontato e eh, insomma mh, è un intervento un po' da scocciatori. Allora mi chiedevo in che senso. Eh, il blocking non fosse conflittuale o, o fosse una soluzione alternativa delle soluzioni conflittuali. Grazie mille. Grazie a te per la domanda che mi permette di chiarire un punto che forse in effetti nella fretta è rimasto un po' oscuro. Eh, chiaramente condivido, eh, il blocking è una eh, strategia che, non cooperativa in certi sensi. E quello che intendevo dire è più semplicemente eh, senza sfociare nel conflitto, cioè senza eh, rispondere all'hate speech con hate speech, senza eh, scadere, se mi passate il termine, eh, senza giocare allo stesso gioco che il parlante sta provando a parlare, provare a spostare la conversazione su un piano che almeno eh, nelle sue. Ehm, Diciamo, pretese sarebbe più razionale di quello dell'ate del speech. Grazie. Ci sono altre domande? Posso, posso, Claudia? Faccio una domanda per, per Emanuela Campisi, ancora molto breve. Eh, mi aveva colpito all'inizio dei de, de, de tuoi esempi, adesso non ricordo la prima slide quali esempi fossero, ma mi ricordo ehm, Conte come barba blu. Eh, perché è hate speech secondo te, questo? Potrebbe, è una metafora sicuramente. È un, perché è, un è una metafora? Eh... Sì, scusi, non la volevo No, 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 è, è, lo ritieni un insulto insomma. Lo ritengo un insulto per il contesto comunicativo nel quale è inserito. Giorgia Meloni lo proferisce con l'intento esplicito di insultare Conte, infatti questo è un caso di metafora che poi viene anche esplicitata. Nel discorso lei continua dicendo che è un trasformista, uno che cambia idea, che... Eh, quindi è un insulto, è speech nel senso di insulto che potrebbe anche essere considerato un'opinione, un'opinione negativa su qualcuno, ma non necessariamente un attacco. Però è una questione di sfumature, immagino. Sì, credo che hate speech in sé sia eh, questione di sfumature eh, anche di insulti, spesso si dice che anche per gli insulti vale e li, la definizione a prototipo ci sono alcune cose che si capisce subito eh, che lo sono altre più sfumate ai confini forse questo è un caso di quelli grazie grazie a lei grazie scusate io non vedo le mani alzate però mi hanno detto che ci sono delle mani alzate quindi non solo non posso alzare la mano ma non le vedo nemmeno eh, però mi hanno detto che c'è la mano alzata di Laura Caponette e poi di Marco Viola Cristina Wu, eh, chiedo quindi, gentilmente di scrivere in chat perché io non vedo le mani, cioè, a me non fa vedere le mani quindi non, non riesco a darvi la parola. Quindi prima Laura e poi eh, Marco Viola e Cristina. Oh. Grazie Claudia, grazie a tutti e a tutte. E io ho una domanda per Marco e Cristina. E la domanda è: cioè, più che una domanda è un po' una considerazione, cioè, mi chiedevo quanto eh, efficace fosse il vaccino che voi eh, proponete? no? Eh, quindi mi, mh, sono d'accordo che senz'altro adottare un atteggiamento scettico di fronte a, fo a foto presunte tali eh, possa in qualche modo essere d'aiuto soprattutto quando la foto appunto ha dei contenuti problem problematici, però eh, come dire l'immagine una volta vista il danno lo fa e, e quindi anche ammesso di riuscire a riconoscere o quantomeno di sospendere il giudizio rispetto alla veridicità della foto eh che appunto ritrae una donna nuda in pose per così dire vicine al pornografico, eccetera, eccetera. Come dire quell'immagine lì comunque. Ehm, Contribuisce a screditare, per esempio, la testimonianza della persona in oggetto. Allora, pensiamo alle foto, alle non foto, alle immagini, eh, finte foto, ma in quel caso palesemente finte foto di Hillary Clinton che sono eh, appunto circolate sui, su, sul web durante le, le elezioni presidenziali in cui poi vinse Trump: appunto, immagini in cui Hillary Clinton è visualizzata, eh, appunto, pornografia associata alla al suo volto e così via. Ecco, quelle immagini lì hanno contribuito, sembrano aver contribuito a dissuadere parte dell'opinione pubblica dal votare Hillary Clinton. Quindi anche se l'immagine è riconosciuta come falsa, come un fake, ciò cioè nonostante il danno, come dire, può, può, può essere fatto. Quindi mi chiedo quanto il vaccino da solo bastino ad arginare il problema. Grazie. Eh, grazie Laura intanto. Eh, il vaccino in questo caso non è un vaccino di quelli che produce la Pfizer. Il vaccino è il vaccino che viene scoperto per la prima volta per la penicillina da, oddio era Fleming, vero? Era Fleming, facciamo che era Fleming. Eh, cioè è un vaccino involontario, questa vaccinazione avviene un po' per caso e un po' contro, cioè come dire, indipendentemente dalla nostra volontà. Per citare la filosofa Scarlett Johansson, che è stata in realtà una vittima di uh, fake, uh, di, di, di attacchi fake, e ha risposto: Ragazzi, a me non me ne frega niente, sono famosa, mi posso difendere, ma quante ragazze che invece non hanno la mia fama sono vittime di questo shaming? E purtroppo. Lei aggiunse: non, non si può sperare di fermare. Bisogna contrastare il fenomeno. Ma non si può sperare in Internet, dove basta un click per divulgare una roba a milioni di utenti in chissà quale angolo sperduto del globo, evi evidentemente una soluzione solo di petto, giuridica, legislativa, che pure mi sembra mm. che noi endorsiamo mm. senza appello, potrebbe non essere sufficiente. Quindi. Questo vaccino che non richiede neanche uno sforzo attivo, ma che è, è, la nostra, la chiamiamo, se volete, una controprofezia, sarà una sorta di byproduct del, dell'effetto, del, di sfiducia nelle immagini che eh, pensiamo, forse auspichiamo, si promuova e per rispondersi sul caso di Hillary Clinton, è vero, oggigiorno non, non è così tanto tempo che le tecnologie eh, di deepfake si sono diffuse. Cioè, c'è gente che. Enrico Mentana sul TG7 vede le immagini di un tizio con le la lanciafiamme che viene passato per sbaglio e credere che quell'immagine si riferisca davvero ai riot di Torino che lui commenta, ma non è così, è semplicemente un'iconoclastia, un quindi credo che questa controprofezia avrà bisogno di una decina, ventina, un po' di anni perché si passi da un atteggiamento alla RID a un atteggiamento alla IUM, ma... Se tra vent'anni Alessandro Casio Cortes Come mi auguro Correrà per le elezioni presidenziali E verranno fatte circolare Delle foto fake di lei Io mi aspetto che la reazione della, Di una generazione Abituata alle immagini Dirà sì sì vabbè Ma questo è un grafico Che nemmeno si è impegnato tanto Anche qualora le immagini Dovessero vere, Perché la sfiducia Come opzione di default È il, il vaccino E da dove gli altri Ci vedono un danno epistemico Noi diciamo Beh è divertente invece ci sono delle opportunità. No, non so se vuoi... No, vedo che c'è un'altra domanda in chat. Quindi... Eh, sì, c'è un'altra domanda per voi, c'è anche una domanda vostra invece che dovete... Allora, vero, Marco, sì. fate prima la vostra domanda poi... Sì. Scusi. Sì. E, e, senza farlo apposta, anche io volevo fare una domanda a, a Laura, proprio che riguarda, è un po' un follow-up del, del tuo pensiero. Discutevamo con Cristina che in un certo senso Forse quello che hai individuato, forse Lanton ha individuato, cioè l'autorità che uno si prende finché non gliela negano, ok? È un po' forse la genesi di almeno alcune forme di autorità. E ora, io ho un amico che fa un po' come Adriana, nella vita reale, eh, non organizziamo vacanze in barca, ma insomma è lui che organizza le vacanze. E la prima volta che l'ha fatto, lui, visto che eravamo indecisi, l'ha fatto, nessuno si è opposto perché era uno sbattimento organizzare le vacanze, la seconda volta l'ha fatto con meno resistenza, alla fine, adesso, ogni volta che dobbiamo organizzare le vacanze, l'amico ha questo ruolo che è una sorta di habit persiano, non lo so, insomma, c'è cioè un elemento consuetudinario, che talvolta viene istituzionalizzato, altre volte rimane così soft, ma la, la ripetitività di questa autorità eh, che, che uno si prende, che non gli viene contrastata, sembra generare qualcosa che può reificarsi, che può, eh, che, che, che può rimanere ad avere effetti. Mi chiedevo se tu l'hai preso in considerazione, se ti interessa e se pensi di poterti spingere un po' a graffiare la social ontology con questo tipo di considerazione. Grazie a me rispondere subito vero Claudia sì ok eh, grazie Marco è interessantissima la tua domanda perché allora eh, cercherò di essere breve poi magari se, se, se parleremo ma ehm, dunque eh, l'autorità accomodata diciamo di cui parla l'Anton è quella di cui parlo io che se vuoi il rovescio della medaglia rispetto appunto a quella discussa da Langton è un'autorità localizzata quindi è un'autorità che è valida in quel contesto specifico e rispetto a un certo dominio Quindi in quel contesto nel contesto di quella vacanza come dire ottiene autorità per decidere alcuni, eh, alcuni dettagli di dove andare quale tipo di barca noleggiare e così via Chiaramente non ottiene l'autorità poi per, non so, ordinare a Marco Carla di eh, compilare un report di lavoro per lei o di andare a prendere i, i, figli, i figli a scuola e così via. Similmente, nel caso di Pitt e Gina, Pitt ottiene l'autorità per negare o concedere a Gina un permesso in quel contesto, quel permesso specifico, partecipare o meno a quell'audizione, non ottiene, come dire, autorità. In senso lato, cross the board, per, per così dire. Però quello che dici tu è assolutamente rilevante. Io ci ho un po' riflettuto, ma mh, la, 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 la cosa necessiterebbe di maggiore riflessione. Cioè la, um, um, Ripetendo il pattern, ok? Quindi ordine esecuzione nel caso del viaggio in barca, oppure richiesta di permesso e dall'altro lato consenso rifiuto della richiesta. Quell'autorità localizzata e relativa a un dominio specifico, a mio avviso, può estendersi, lo scopo può estendersi. Ora, eh, quindi cosa vuol dire? Che se Gina prima di fare moltissime cose che potrebbe fare se permesso a Pitt, chiede permesso a Pitt, come dire, Pitt acquisirà su di lei un'autorità che è molto più generalizzata di quanto non fosse in principio ora il meccanismo mediante mediante cui questo avviene quindi mediante eh, il quale avviene il passaggio dal contesto specifico diciamo a contesti più ampi alla vita se vogliamo in generale dei partecipanti alla conversazione va maggiormente maggiormente indagato ma molto a me pare che quando le conversazioni hanno luogo anche conversazioni tra i il common ground non sia mai una tabula rasa ci sono sempre degli elementi degli assunti che condividiamo anche con un estraneo banalmente condividiamo di parlare la stessa lingua di trovarci in un, in un certo luogo e così via quando due persone si conoscono e si conoscono molto bene come nel caso di marito e moglie le loro conversazioni ereditano da conversazioni passate tutta una serie di elementi che si depositano nel e tra questi ci potrebbero essere anche ruoli deontici asimmetrici, tali per cui peter evita da conversazioni precedenti una posizione di superiorità che fa sì che egli possa appunto esercitare autorità sulla moglie più diciamo a 360 gradi. Non so se questo risponde perché la questione è complessa, ma ti ringrazio moltissimo perché coglie un, un elemento essenziale. Grazie. Eh, C'è una domanda di Paolo Martinelli per Marco e Cristina. Eh, sì, grazie. No, intanto grazie dell'intervento davvero molto interessante. Eh, no, mi chiedo, è una domanda stupida in realtà, eh, se, eh, questa, eh, diciamo, se questo vaccino, questo cambio in qualche modo eh, epistemico che prospetta eh, il diffondersi del fake non abbia già eh, espresso delle conseguenze ad esempio nella diffusione dei contenuti effimeri cioè quelle, quelle le stories le cose che scompaiono dopo 24 ore no? dai, dai social lo dico eh, perché da una parte uno potrebbe pensare che ci sia una voglia di eh, una tendenza verso l'oblio delle cose che dal punto di vista mh, emic cioè dal, dal punto di vista di quello che faccio io poi non, non resti lì eh, scompaia e che quindi non, rispetto a un post eh, in cui sono in o mh, poi mh, sparisca dopo poco ma dall'altra altro pare che queste stories abbiano molto successo perché eh, c'è un effetto di realtà eh, diverso rispetto a, un, a una fotografia pubblicata su un social network che è studiata, che io ho deciso eh, per 20 minuti le, le luci, le cose, mi sono fatto un selfie con no, eh, invece adesso pare che non li guardi più nessuno e che moltissime piattaforme social stiano investendo invece sui contenuti effimeri, proprio perché danno un altro un altro effetto di senso che potrebbe essere per questa roba. Ah, tra l'altro, se qualcuno guarda il mio contenuto effimero grande rivoluzione eh, epocale nel mondo dei social network, io so che lui l'ha visto, cosa che invece non accadeva non accadeva prima con eh, un contenuto propriamente detto, no? E, e in questo senso c'è una relazione in più nel, nel contenuto effimero che, nel, che nella immagine sul social network eh, non c'è. E andrebbe nella direzione di quello che dite di, 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 del fatto che è la relazione la cosa, eh, la cosa di valore, la cosa sexy, come, come dicevate prima. Sì, grazie per questa domanda. In effetti, eh, penso mi sembra molto interessante riflettere appunto su questi, su questi valori effimeri, anche perché, oltre appunto, alla possibilità di verifica no, di, di, questo, del, di questo valore effimero, c'è anche un problema eh, di tempo, cioè la temporalità appunto effimera e l'esclusività anche di quella temporalità. E quindi secondo me entrambi questi aspetti, eh, come dire, mh, sono, cioè, so, costruiscono appunto un effetto di, di realtà di per sé interessante che, totalme, cioè, che come dire, eh, forse eh, non, non sarebbe neanche più eh, valorizzato su, sul problema intesticale, ma appunto su tutta la serie di relazioni che si potrebbero... Eh, intrattenere e sarebbe interessante pensare anche un po' forse cogliendo il suggerimento che faceva prima Laura uh, pensare come la rappresentazione di soggettività in questa uh, rete effimera uh, possa cambiare quindi quali potrebbero essere le forme per accreditare o screditare reputazione, uso un altro termine che, che è apparso in questa in questa, in questo panel e quindi sì, forse è un altro vaccino che dovremmo dovremmo pensare, insomma, non so, Marco, se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, sono l'unica cosa che mi viene in mente è che quando mi mandi quando ci sono delle cose che sono sempre disponibili, io non le guardo mai. Quindi sono le conferenze, dico, ah vabbè, ma c'è la registrazione? Sì, sì, vabbè, ma no, mm. non vengo tanto, poi ve la guardo registrata. Se invece non c'è la registrazione, ci vado. Ed è in realtà questo, ci scherzo, ma è un effetto cognitivo visto. Quindi mi piace questa suggestione e sottoscrivo mm. con Cristina che seguiremo questa pista. Grazie. <ride> No, si chiama FOMO, quella, quella sensazione di poterti perdere delle cose, no? è già classificata credo anche sul DSM o qualcosa del genere, cioè Fear of Missing Out, l'idea di perdermi una roba effimera e su cui fanno leva queste, queste mm. cose. No, così. Grazie. Ah. grazie, grazie. Grazie, c'è una domanda di Bianca Cepollaro per Sabrina. Sono... Grazie. Eh, grazie, mille eh, per l'intervento molto interessante Uh, avrei una domanda sul fatto che la questione della reputazione uh, tira dentro un livello di credibilità che va oltre quello che noi possiamo, um, diciamo, maneggiare, manipolare, controllare. Uh, e in particolare mi sembra interessante il fenomeno per cui ultimamente delle aziende cercano di. Ehm, ripulire la propria immagine, si usa questa espressione, no, del, ad esempio, nei, nei, rispetto a temi di equità di genere, si parla di pink washing, eh, di diritti civili della comunità LGBTQ, si parla di rainbow washing e eh, fenomeni del genere. E ehm, mi chiedevo se rispetto alla tua ricerca potesse essere un caso in cui eh, questo tentativo di creare un certo tipo di narrativa Intorno a un'azienda, se viene percepito come un tentativo eh, a rivista che cerca di sfruttare dei valori condivisibili per eh, guadagnare un credito che non si merita, se ci fossero un fenomeno di eh, effetto boomerang. Allora mi viene da pensare a aziende tipo Amazon che a fronte di sfruttare in maniera che va contro tutti i diritti possibili e immaginabili i lavoratori cerca poi di ripulire la propria immagine eh, qualificandosi come a grande difesa dei diritti civili eh, e cose del genere. Ecco mi chiedevo se nella relazione tra narrativa delle aziende e reputazione potesse essere di tutto interesse questo fenomeno di boomerang. Eh, grazie mille per la domanda. E eh, che diventa allo stesso tempo uno spunto di riflessione per me perché questo genere di rapporto non, non l'avevo nello specifico eh, indagato perché diciamo il mio focus di ricerca è più su una questione web e su uh, strumenti di sentiment analysis e in particolare uh, di emotion detection però uh, anche la narrativa diciamo, è un aspetto uh, secondario rispetto a quello della mia ricerca però um, per più, più che um, per quanto riguarda quelli che sono um, cercare di uh, utilizzare la narrazione come forma di Um, maschera un po' di quelli che sono dei comportamenti poco um, um, costruttivi a livello sociale, lo intendo in maniera appunto così molto generica, um, è sicuramente qualcosa che si vede in maniera e di misura maggiore con eh, una delle componenti della reputazione aziendale che è quella della responsabilità sociale che Um, in, in, questo periodo in questo periodo storico in modo particolare eh, più appunto che sulle tematiche dei diritti civili o che altro punta più sulla questione della sostenibilità se parliamo di narrazione e credibilità dell'azienda che cerca appunto di far sulla uh, componente emotiva per generare reputazione positiva lo fa attraverso la social responsibility ed in particolare la sostenibilità ambientale Sicuramente questo è un momento storico eh, per, a livello comunque legislativo, eh, importante per quelli che sono i cambiamenti che, che sappiamo. E quindi potrebbe diventarlo in futuro. Potrebbe ehm, essere eh, ricalcato lo stesso modello narrativo che oggi si fa per la sostenibilità ambientale, per rafforzare la credibilità della reputazione, anche sotto questo aspetto. Quindi sicuramente ce lo aspetteremo e. e Devo dire appunto che da spettatrice probabilmente questo elemento già uh, emerge, quindi è in fase di. di sta, sta crescendo appunto come, come tipologia di fenomeno. Grazie per, per il punto di riflessione. Grazie, adesso vedo le mani e vedo anche la chat, quindi. Un'epifania. Mi sembra che non ci siano altre domande. Eh, ho scoperto anche come si alza la mano, quindi almeno questo. Diciamo, abbiamo imparato come funziona Zoom. Ci sono altre domande, osservazioni, commenti? Mi sembra di non vedere altre. Allora, io lascerei la parola a. Tra le mani, la sessione da questo mi hanno detto è finita prima. Come? No, ti, ti lasciavo la parola se volevi chiudere visto che eri magicamente a parte. Sì, io purtroppo ho problemi di connessione, ho evidenti problemi di connessione, quindi. È... Anche un, sono anche stato espulso dalla riunione a un certo punto. Adesso mi, mi sentite? Che io sento male. Ti sentiamo. Quando... Sì, ti sentiamo. L'importante è importante che sì. mi sentiate voi. Va bene, mi sembra che abbiamo eh, finito. So che l'altra sessione. Eh? Mannaggia. Eh? Ah, ecco, vedo Elisa. Ho visto Elisa. Sì, quindi sì, vuol dire sì. che anche altra sessione è finita. Allora vi ringrazio davvero tutti. Questa era l'ultima delle sessioni dei soci. Quindi il prossimo appuntamento è il 21-22 giugno. Eh, facciamo finta a Torino. Facciamo finta. Nel senso comunque, qui sempre su, su Zoom. Vabbè, riceverete... E tutte le indicazioni e a conclusione della giornata del 22 ci sarà l'assemblea dei soci, sempre qui su Zoom. Comunque verrete avvisati di tutto: link, locandina, programma, eccetera. Grazie, Francesca. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata. Buona serata. Grazie.